Allora, buon pomeriggio e buon anno a tutti. Che Ciao a tutti! bello! Che bello! Direte, ma chi sono questi due? Allora, intanto buon anno a tutti. Ho visto state già scrivendo un sacco di cose, sta cosa è bellissima di iniziare l'anno così. Che dobbiamo dire, Ale? Sono senza parole. A me sto Sei video mi fa emozionata? pensare che È lo la sono. prima volta, è la prima volta che ti vedo Sì, che emozionata, sono Elena. senza parole. Sì, perché oltretutto questo video l'ho fatto io, ma sembra come se l'abbia visto per la prima volta. Che Quindi. banda è qui? Non vale che Allora. situazione. Sì, un pochino, sì, ragazzi. Mamma che bello. Ciao a tutti, io sono Marina Barbati, con me c'è Alessio. Ciao. Siamo due dog photographer, dall'accento si sente, siamo toscani. Siamo fondatori di Dog Photo Italy, che è la prima realtà unica in tutta Italia, composta da fotografi professionisti che ho già letto qualche commento e ci stanno seguendo. Seguendo. Aspetta che accendo la luce, sono al buio, Marco. E tutti noi, sparsi in tutta Italia, ci occupiamo di fotografare i vostri amici a quattro zampe e celebrarli come loro più si meritano. Yes. Giusto? Ovviamente oggi siamo qui perché non da meno se lo meritano anche i cani che sono in attesa di una loro casa. Giusto, Ale? Motivo per cui quando abbiamo fondato Dog Photo Italy, ci siamo dati come aspetto sicuramente lavorativo quello di celebrare tutti i cani d'Italia. Tant'è vero che sia io che Marina abbiamo dietro, vedete, io qua la Yuma, per E chi io mi ho conosce, qua perché una greca. questa diretta è condivisa un po' in diversi Sì, gruppi, e sì, quindi sì, sì. magari qualcuno ci conosce anche. E di là c'è la Greta, e comunque poi abbiamo un altro cane Abbiamo dalla Milo che è qui porta. accanto che sta dormendo, insomma, li abbiamo. E quello che è successo è che, avendo adottato io un cane, la Marina anche, ci siamo dati come missione anche quella di dire perché non dedichiamo un po' del nostro tempo e della nostra professionalità anche a quei cani un po' più sfortunati. E quindi nel coinvolgere altri fotografi in questo, dicevamo ok, fotografare tutti i cani d'Italia, ma dentro ci devono stare anche quelli meno fortunati. Quindi ognuno di voi Assolutamente. deve andare in un canile, in due canili, andare a cercarsi delle situazioni, delle associazioni che aiutano i cani e dare anche a loro un'immagine bella così che vengano adottati subito. Sì, Ecco, è tutto sì. qua. Ecco. E oggi il motivo per cui te la stiamo trasmettendo dalla pagina del Rifugio del Cane Pistoia, di cui Marina è la fotografa ufficiale. Che ringraziamo perché si sono resi disponibili veramente al 100% su questo da 2 anni a questa parte e il mio impegno, il supporto per ciò che fanno all'interno del Rifugio del Cane di Pistoia è sempre vissuto con grande entusiasmo. Ma poi Una queste cose qui ce le racconteranno cosa bella, loro. vedi anche la Mara, che è una delle nostre fotografe, che ha scritto: anche io ho adottato un cane e un gatto. Certo, Fantastico, no? Quindi noi bellissimo. non solo li fotografiamo, ma ce li prendiamo. Infatti, la Marina se l'è preso dopo, è andata a Sì, Milano, eh forte sì. andare, come si dice, ne è rimasto uno attaccato alle mani questi canini, Eh eh? Il sì. mitico Miro. Infatti ho detto, se c'è la media di ogni 7-8 mesi che io vado in canile che prendo un cane, sono fregata. E questa è la cosa. Però, dai. Vedi, poi ci Allora, sono senti, tanti adottanti, c'è la Roberta assolutamente. con il nostro Bruce in collegamento, E vedi? dice Giulia che dice anche io ho adottato Bella, bella. la Roberta che vive al Rifugio del Cane di Pistoia, che facciamo gli auguri a Bruce perché oggi è il suo compleanno, che ha adottato anche lei al Rifugio del Cane di Pistoia. Abbiamo Clara Mingrino che si impegna nel sociale, insomma, c'è Monica. Insomma, ragazzi, io vi saluto tutti, veramente, che siete tanti, Bella, 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 bella. tanti, tanti. Allora, senti, la fortuna, come abbiamo scritto nel post di presentazione sul Rifugio del Cane di Pistoia, abbiamo un po' di interventi molto, molto importanti oggi. Il primo del quale siamo sicuramente molto, molto felici, onorati, è Carla Rocchi, che è, la faccio entrare. Ecco Carla, che è la presidente nazionale di EMPA Italia. Carla, intanto buon anno, Buon ce lo anno anche a ridiciamo per te. altre infinite volte. Mi prendo preoccupazione perché il criterio, voi siete tutti troppo giovani, ma io ricordo di quando esistevano le agenzie matrimoniali. E era il criterio. Una bella foto, trovavi moglie o marito. Ma se ci pensate, vi ricordate il film Bella, onesta, emigrata Australia? Sì, l'hanno dato in questi giorni. Infatti, lo ridanno.
E adesso, a parte gli scherzi, io che trappolo sempre per fare, ma tutti noi dell'EMPA, e Rossella ne sa qualcosa, facciamo delle buone adozioni la nostra finalità principale, perché per quanto un canile possa essere un rifugio, possa essere accogliente, la casa è quello che ci vuole. E devo dire, per esperienza, che uno può raccontare la più bella delle storie. Ma tra la più bella delle storie e senza un'immagine, la più bella delle immagini senza una storia, vince sempre l'immagine. Perché si viene colpiti da uno sguardo, da un ricordo, da una sensazione, non lo so, ma insomma l'immagine è quello che colpisce. E quindi questa operazione, nella sua apparente semplicità, è una cosa di un alto profilo anche culturale, soprattutto. Perché ha trovato la chiave giusta per fare la migliore delle buone azioni e per farlo attraverso una modalità che è una modalità prevalente, cioè la bellezza dell'immagine, la funzionalità dell'immagine. E vi posso dire che noi abbiamo delle pagine Facebook nazionali molto viste, molto seguite, e anche lì noi abbiamo dovuto aprire, pensate, una seconda pagina, perché la prima non ce la facevamo a mettere tutti gli annunci, ed è sempre sull'immagine, i cani o i gatti o comunque queste creature vanno a casa. Quindi io questo lo ritengo un grande progetto. E vi dirò che io sono gattara perché io vivo a Roma e ho sette gatti a casa, sette cani mi sarebbe un filo più complicato. Tutti i miei gatti sono tutti arrivati da Facebook o comunque da situazioni di immagine. Io li ho visti con questi occhioni così, insomma, in qualche maniera tutti i miei sette gatti sono arrivati qui attraverso un obiettivo fotografico. E quindi nessuno più di me è convinto della bontà di questo progetto. Difatti, ringrazio voi, vi ringrazio moltissimo. Grazie. Voi per averci messo la professionalità, Rossella per averci messo come sempre ha apparecchiato la tavola per tutto questo, e ringrazio anche tutte le persone che seguono questa diretta e che seguono voi, perché attraverso di loro è un passaparola importante che queste creature troveranno casa. Tutto qua. Che bello, grazie. Dobbiamo dire, fine, la No. diretta è finita, grazie. Meraviglioso, Questo è il preambolo, poi meraviglioso. ce È l'abbiamo. davvero. No, poi c'è tutto il resto, certo. Andiamo nello specifico. Meraviglioso. Certo, delle immagini. Certo. Io poi la faccio finita perché siccome ho la lingua lunga è meglio che mi do da No, sola. no, ma noi ascoltiamo volentieri. Bisogna. Ma per esempio, noi abbiamo affrontato delle situazioni assolutamente lontanissime. So, per chi di voi che si vuole divertire, andare a vedere in rete Bruno e Chiara, cani dell'Afghanistan, voi immaginate risolvere un problema che è in Afghanistan, come lo fai senza le immagini? Caspita. Oppure quando in quest'anno disgraziato che ci siamo lasciati alle spalle i nostri connazionali erano all'estero con i loro cani, con i loro gatti, con i loro animali, e quello che colpiva erano sì gli appelli, ma era anche vedere queste creature, che l'idea di lasciarli lì, nessuna persona ha pensato di tornare in Italia senza di loro. Ma tutti si sono convinti, cioè queste operazioni sono andate tutte a buon fine, ma chi si è convinto a dare una mano, il Ministero degli Esteri, per esempio, l'ha fatto secondo me soprattutto perché è colpito dalle immagini. E quindi è ribadita l'importanza primaria delle immagini, adesso io li ascolto. No, allora tutto ciò che sta dicendo Carla noi è la nostra quotidianità, quindi non possiamo altro che essere d'accordo. Ma è molto bello che abbiamo qualcuno che dice: sono d'accordo, una foto può scoccare l'amore. Come Elisabetta che dice: una bella foto dà 1000 possibilità in più a un cane di trovare famiglia. Ormai ne ho tantissime prove certe. Quindi poi ognuno nella propria esperienza può sicuramente essere parte di una condivisione di un pensiero che è comune. Perché oggi la fotografia la facciamo col cellulare, ma quando noi, che piova o che ci sia il sole, non vediamo l'ora di andare in canile e sdraiarci a terra e aspettare che i cani ci corrano incontro perché vogliamo fare la foto in un certo modo, è quella cosa lì che per noi fa la differenza e sicuramente lo fa tanto anche, e di questo ringraziamo tutti i volontari che sono dentro i canili perché sicuramente noi siamo una piccola parte di un lavoro fondamentale e molto grande che fanno quotidianamente i volontari. Noi siamo un supporto e diamo mano a non doverci pensare loro anche, no? A dire devo fargli la foto. Invece c'è una collaborazione molto bella, nel mio caso specifico, con Marina Garfagnoli, che una volta a settimana è il nostro appuntamento. Andare, prendere e fare le foto ai cani che hanno diverse tipologie di presentazione, no? Diciamo la presentazione che ci sono quelli che sono più fobici, quelli che sono entusiasti e quindi ognuno di loro si merita un suo servizio fotografico perché è il modo
come diciamo, di comunicare quella che è l'essenza dei cani, che molte volte la diamo anche un po' per scontato. Quindi la ricerca di questa essenza è bellissima. Allora, una cosa, Marina, tecnica, sì, scusa, perché sì, se no, ho visto che alcuni dicevano che si sentiva poco il volume. Allora, io consiglio a tutti, siccome noi lo sentiamo bene, chi è magari al computer o al telefono, mettetevi un auricolare e lo sentite meglio tutti, così se non mi perdete neanche una parola. Sì. Mentre quello che leggo, e vorrei condividerlo con chi non può vedere i commenti, è che ci sono comunque i nostri colleghi e amici del Dog Photo Italy Team. Aspetta, che lo metto qualche messaggio. Che scrivono: l'ho perso. Ecco, lavorare con gli animali. Fotografare il canino è un'esperienza meravigliosa. Questa è la nostra fotografa di Cremona, Carla, che anche lei è stata in canile. Giorgio, ad esempio, che anche lui collabora con un'associazione, ci ha scritto: lavorare con cani meno fortunati è rischiosissimo, si vorrebbero portarli tutti a casa. Quindi anche Antonella che è in Calabria, sì, meraviglioso, meraviglioso. Se quello che stiamo facendo qua è qualcosa di veramente bello, e io mi emoziono solo a leggerlo, perché quello che guarda, anche Valeria fare. Io ringrazio i nostri, tutto il gruppo di Dog Photo Italy, dei fotografi, perché per noi questo è stato un anno in cui volevamo fare tantissime cose e giustamente l'anno non ce l'ha concesso, ma l'entusiasmo con cui comunque abbiamo atteso i momenti e abbiamo gioito delle piccole esperienze che riuscivamo a fare è proprio un modo bellissimo di tenere unita la nostra bella Italia, anche attraverso la fotografia e il sociale, piuttosto che ovviamente i servizi anche per i privati. Quindi siamo molto molto contenti, grazie a tutti quelli che ci stanno commentando. Che diciamo? Vogliamo estrarre un premio, no? Così. No. O li estraiamo tutti alla fine? Tutti alla fine, dai. Ma io una cosa la vorrei aggiungere. Sì, certo, assolutamente. Pur non essendo, come si può capire, una nativa digitale, io adoro smanettare su tutto, Facebook, Twitter, qualunque cosa, io pigio e alla fine qualcosa esce. Fantastico. E ti devo dire che io certe volte sono commossa da tentativi che vengono fatti da volontari pieni proprio di entusiasmo, di buona volontà, che ti fanno la storia di un cane e ti dicono: eccolo Pippetto, di cui ho dato tutto. E poi si vede una cosa, preso con controluce, non si vede il musetto, non si vede com'è, non si vede quanto è alto, non si vede niente. Si vede il cuore di questa persona che ha fotografato al meglio delle sue possibilità. Certo. Allora, io penso che questo, per esempio, offrire questa possibilità di venire bene in foto e di fare una foto che parli, la foto deve parlare, deve dire, la foto addirittura secondo me può dire anche senza la storia, perché da una foto fatta bene si capisce se questo cane è stato abbandonato da tanto, da poco, come è stato trattato, le foto sono parlanti. E quindi è un supporto straordinario, perché è molto più facile aiutare le persone che si occupano di adozioni con delle belle foto piuttosto che creare una leva di fotografi. Questa è una professione difficile. Io per esempio non so fotografare un granché, infatti non m'azzardo mai, se devo fare una foto mi faccio aiutare da chi lo sa fare, perché è molto più che una professione, è un'arte. Cogliere l'immagine, cogliere il momento, cogliere la... E non so chi diceva che le foto, chi era un grandissimo fotografo che le scartava quelle dove diceva: ci sono foto che parlano. Quelle foto che parlano comunicano il messaggio: portami a casa. Ecco, voi state facendo con questo progetto un'operazione che va molto al di là dell'immagine stessa, perché è il principio e la conclusione di un'avventura. E sti canuzzi, se potessero parlare loro, i gatti, perché poi pure i gatti ci sono, che sono di rara. Assolutamente, certo. E loro, se dovendo fare l'elenco, la graduatoria dei ringraziamenti, vi mettono in prima fila voi, perché se escono dal canile e vanno a casa, escono con questa bella foto che li rende desiderabili. Ognuno di loro diventa desiderabile, quale che sia la storia che si porta dietro, anche il più stranico poverello diventa una storia se è fotografato come si deve. È vero. Noi rimaniamo sempre senza parole. Questo dobbiamo farlo sentire a tutti i fotografi, che perché tutti dicono: la foto è importante. Noi tutti i giorni raccontiamo la foto importante, però qualcuno ogni tanto ci appoggia anche a questo concetto. Che guarda, non è il nostro, no? Guardate che lo facciamo pro domo nostra, perché per noi ogni cane, che a parte l'apprezzamento della vostra buona volontà e della professionalità,
e del tempo dedicato e della passione che ci mettete, ma per noi è sostanziale perché noi abbiamo un bisogno assoluto di modalità che portino i cani a casa. Per Certo. modalità intendo farlo riuscire. E questo è come uno che mette il lievito nel pane. Se non ci metti il lievito, il pane non cresce. Se non ci metti una bella immagine che comunichi la storia di quella creatura, perché poi alla fine non è che si adotta. Io, nella mia esperienza, non si adotta mai il cane più bello o nemmeno il cane più brutto. No. Si adotta quel cane che ti fa risuonare qualcosa. E se c'è una categoria di cani o di animali che ha meno possibilità, sono quelli che non hanno grandi difetti, cioè quelli intermedi. Quelli che non hanno, addirittura noi abbiamo fatto adottare maree di cani tripodi, di cani col carrellino, di cani sfigati, di cani con un occhietto solo, un esercito di creature di Dio adorabili, proprio perché alle volte era il difetto che parlava, il cosiddetto difetto che parlava per loro. Quindi la foto non è una fototessera, non è che gli stiamo facendo la carta d'identità al cane, stiamo raccontando una storia e il cane ci dice, non potendo parlare attraverso l'immagine, se comunica con il fotografo, che deve avere la passione, se no non si crea, come sapete voi, il cane si presenta attraverso una foto e la foto è un percorso tridimensionale, non è un percorso a due dimensioni, è un percorso molto complesso. Difatti, da dove sta il cane si arriva fino a casa. Meraviglioso. Molto. Volevo rispondere a una a Sì. Lorella che scrive, io prendo subito Sì. l'occasione perché questa diretta No, ma Lorella infatti mi dice è sembrata una cosa molto bella. Guarda, lo Lorella dice, rimetto. sono una volontaria, la foto giusta regala una nuova vita. Avere dei professionisti al nostro fianco sarebbe stupendo. Lorella, sarebbe che vuol dire? Che non ce l'hai? Di dove sei? Scrivici e vediamo se ci organizziamo per venirti ad Certo. aiutare, ok? Assolutamente. Cercaci su Dog Photo Italy e ci scrivi magari anche un messaggio privato e ti rispondiamo. Sì. Sì. E giustamente poi Allora, facciamo azione continuamente. certo. Ale, allora, Carla, se vuoi raccontare un po' anche come Empo ha vissuto questo anno complicato, perché poi Rossella ci racconterà due storie molto importanti, anche che tu conosci molto bene. Rossella è presidente di Empa Pistoia. Però se ci vuoi raccontare quanto a livello nazionale comunque questo anno difficile ha un po' inciso, se più o meno, nelle adozioni, nel supporto, come dici tu, no? Anche per aiutare i cani. Guardate, vi sembrerà strano, ma noi quest'anno, a conti ormai direi quasi tirati alla fine dell'anno, abbiamo registrato un importante aumento delle adozioni. Uno dice: ma come, che succede? La gente non può venire a rifugi, non può. Pensavamo tutto che niente si potesse, e invece, siccome le nostre sezioni, i nostri rifugi, che sono gestiti da persone straordinarie, perché guardate che gestire un rifugio e gestire gli animali direttamente non è una passeggiata di salute, può essere un'avventura entusiasmante, ma certo riposante non è. Bene, le nostre persone non si sono fermate mai e hanno continuato a tenere aperto con tutte le cautele, hanno fatto l'impossibile e tirando la riga della somma, noi alla fine dell'anno abbiamo circa, i nostri dati ci dicono che abbiamo circa un 15% di adozioni in più. Allora, qualche furbacchione ci sarà pure stato che si è preso il cane per uscire, però noi siamo severi. Diamo il cane al Certo. psicologo e facciamo certi esami perché il cane si affida a una vita, si affida a una cosa importante. Quindi, sotto il profilo delle adozioni, eravamo sgomenti all'inizio, pensando non verrà più nessuno, rimarranno i canili pieni, eccetera, e invece è andata in questa direzione. E quello che ha funzionato poco da parte, immediatamente c'è stato un blocco delle sterilizzazioni. Noi ci siamo trovati a dover avere un lavoro supplente, cioè ci siamo dovuti inventare le sterilizzazioni per tutti quegli animali che non venivano più sterilizzati da chi farlo. Perché questo è un paese che ha una cosa l'ha imparata, alla parola lockdown chiude tutto, anche se uno si mette tutto, si chiude, ma si chiude col pretesto di non fare i lavori che si devono fare, anche quando non è necessario. Basta, chiudiamo questa parentesi Sì. qua. Siamo dovuti caricare il doppio delle sterilizzazioni, ci siamo dovuti caricare i trasporti, perché portare degli animali, un conto è che li porta Mario Rossi in macchina e che gli rompono le scatole da quando comincia il percorso a quando lo finisce, un conto è che lo portiamo noi, che
con un furgone, con le nostre scritte, con le nostre cose, sapendo, in questo è stato eccellente il Ministero della Salute, sapendo che queste attività di soccorso agli animali, a partire dal nutrimento delle colonie feline, viene considerato un caso di necessità. E se qualcuno te lo vuole impedire, ti impedisce di soccorrere un animale, quindi ti mette nella condizione di maltrattare e trascurare un animale. Tant'è vero che ci siamo fatti carico anche di tutte le multe, non moltissime, che sono state date da qualche sprovveduto ai nostri volontari o ai volontari in generale, e le abbiamo impugnate tutte, non abbiamo pagata neanche una. E quindi questo è stato, insomma, è stata una cosa. All'inizio noi abbiamo avuto di, come posso dire, un attimo di sbandamento, ma sarà durato 3 ore. Ecco, cioè della serie adesso. Fantastici. E dopodiché fai quello che puoi, perché se ti metti lì Chiaro. e chiedi quello che fai, lo fai, quindi tanto vale che lo fai. E per esempio un'altra cosa che io ho trovato fantastica quest'anno è stata la collaborazione con la Protezione Civile per portare fuori i cani delle persone ammalate, sia che fossero ammalate in casa, sia che fossero ammalate e ricoverate in ospedale. In molte città, anche città non facili come quella dove vivo io, che non è proprio un paradiso per animali. E, insomma, i nostri volontari, tutti belli, vestiti, protetti, difesi, eccetera, eccetera, hanno portato fuori i cani, li hanno accolti nelle nostre, presso di noi quando non era possibile, o quando era, diciamo, considerato troppo rischioso andare 2 volte a casa di persone che stessero male. Certo. Quindi questo è stato un anno particolarmente difficile. Un vantaggio l'ha avuto: primo, non ci ha depresso, e secondo, ci ha fatto capire quanto era facile la vita di prima, perché noi fino a un anno e che vita facciamo, e che schifezza di vita, e qua mamma mia, siamo se abbiamo tanto da fare, e come fai? No, non è così, Rossella lo sai, come ce la facciamo più? Dopo quest'anno, con tutte le difficoltà da superare e con tutte le novità da inventare, a noi gli anni precedenti ci sono sembrati veramente una passeggiata di salute. E quindi ci auguriamo che al più presto le cose possano tornare come erano, anche se appunto non è stato poi così terribile come ce lo immaginavamo. Perché così ci riposiamo un po', perché dopo Certo. quest'anno tutti hanno dovuto fare quella cosa in più che però ha fruttato molto per gli animali, tanto è vero che circa il 15% di loro se n'è andato a casa e ha trovato casa. E gli animali adottati in un momento drammatico, come quelli che ci hanno accompagnato in quest'anno sfigatissimo, sono animali amatissimi, non sono animali presi per leggerezza, presi per noia, presi perché adesso mi piglio un animale, sono tutti animali presi per una ragione profonda. Noi non abbiamo avuto restituzioni e speriamo di averne, quindi. Quindi vuol dire, insomma, vogliamo dire che alle volte dentro le situazioni più nere uno trova delle risorse inaspettate. Comunque quelli affidati stanno a casa, Bellissimo. bene, Che stanno a casa. bello. Bellissimo, bellissimo. Io direi che proprio per il discorso che Carlo ha fatto in riferimento a recuperi piuttosto che sostegno e aiuto anche, no? Perché Rossella racconterà delle storie che ci sembreranno un po' assurde anche ascoltarle. Io farei entrare Rossella. Tu rimani con noi, Carla, almeno insieme. Allora, Rossella, ci senti? Eccola. Se disturbo mi tolgo dalla telecamera. Mi Guarda, ti sentite? sentiamo. Ah, perché ho spostato l'apertura su Chrome. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Allora. Sono Rossella, volontaria dagli anni 80 in EMPA. Da bimbetta avevo la tessera quando ero alle elementari, come tanti altri bambini. E dal 1995 sono presidente della sezione EMPA di Pistoia. È una vita, direi che ci conosciamo io e Carla. Ogni tanto facciamo delle battaglie insieme perché siamo veramente simili su certi obiettivi. Lei è sempre più agguerrita, devo dire, di me. No, Perché ragazzi, ovviamente ha. Questo lockdown ci ha messo veramente a dura prova, soprattutto quando abbiamo capito che sarebbe stato un periodo molto molto lungo, perché all'inizio abbiamo pensato, vabbè, si chiude un po', si riprende un po' fiato, ci si riorganizza. Quando abbiamo iniziato a superare il mese di chiusura, sono iniziati i problemi.
soprattutto direi con tutte quelle nostre sezioni del sud che avevano, diciamo, una strategia di adozione verso il nord e che si sono trovate ovviamente bloccate. Ecco, quindi una delle prime, diciamo, esigenze che abbiamo vissuto è stato quello di garantire a una serie di cuccioli di poter arrivare al nord, ed è forse stata quella la prima esperienza che abbiamo fatto ad aprile. Abbiamo fatto ad aprile questo viaggio da Pistoia in Puglia, esattamente a Ruvo di Puglia, era il 25 aprile, e stati noi come sezione ad adottare alcuni cani, ad esattamente 16 cuccioli, alla nostra... Rossella, ti sentiamo poco. A Ruvo di Puglia, siamo appunto io e Alessandra, mi levo. Ecco. Ci dite adesso? Sì. Va meglio? Benissimo. Vado meglio? Io avevo visto che Alessandra alternate in un viaggio che in totale è stato 1.800 chilometri. Abbiamo praticamente fatto, credo sia colpa del video, incontri la sera, arrivando la mattina alle 8 giù a Ruvo di Puglia e ben strada perché così con il lockdown, e quindi ci ha portato a continue uscite una ad Orte dove ci siamo persi e è venuto in soccorso la stradale che ci ha affiancato a luna di notte e ci ha accompagnato al casello successivo, sorpresi ovviamente del nostro viaggio, direi anche motivati, diciamo, come dire, erano anche molto contenti che facevamo questa missione e quindi ecco, in modo simpatico, quindi noi non abbiamo mai vissuto vigilanza che ci ha già queste attività. E siamo arrivati a Ruvo di Puglia, avevamo già fissato con i volontari che dovevano farci trovare tutti i cuccioli fuori dal rifugio, non ci siamo neanche avvicinati fra di noi, quindi abbiamo prelevato i cuccioli che ci avevano lasciato nei trasportini, li abbiamo caricati e siamo nuovamente ripartiti. Questa volta siamo saliti dall'Adriatica, un'esperienza anche impressionante di fare un viaggio così lungo e non incontrare nessuno. Cioè io non avevo mai visto, nessuno di noi avrà visto... autogrill vuoti però cuccioli estremamente tranquilli, come se sapevano che venivano in un'altra casa. E siamo arrivati tardo pomeriggio a Pistoia, eravamo già tutti pronti con i nostri IBS e però eravamo con un canile chiuso al pubblico e per la prima volta, perché non era mai stato necessario, abbiamo fatto dei post dei cuccioli, quindi sulla nostra pagina Facebook abbiamo messo le foto, quindi persone interessate ci hanno scritto delle mail, abbiamo fatto i questionari online, abbiamo fatto anche dei prefidi in parte di persona, in parte online attraverso le videochiamate. Poi con le autorizzazioni, perché le adozioni erano stati di necessità, le persone veniva direttamente ad adottare il cucciolo. Attività fatte tutte fuori dal canile, quindi le persone non entravano e avevamo dei tavolini, li abbiamo tuttora fuori dal canile dove davamo in adozione questi cuccioli. Anche se molte di queste famiglie erano già famiglie note, perché quando un canile come il nostro esiste da 70 anni, diciamo, abbiamo una rete di famiglie che ciclicamente, perché un cane ci accompagna per una parte della nostra vita, quindi quando è molto anziano addirittura scompare, muore, nuovamente ci chiede un nuovo compagno, ecco. E devo dire che
questi cuccioli ne avessimo avuti anche 30, 40, 50, avremmo avuto altrettante richieste. È stata una fatica gestire le decine e decine di email che sono arrivate. Ecco, questo sì. Beh, è stato un bel viaggio. A me l'altro giorno sì, quando la raccontavi eri comunque emozionata, perché effettivamente quello che dici, no? Viaggiare e non trovare auto è già abbastanza strano. Sì, ma poi devo dire avevo anche pianificato questa necessità di protezione. Io e l'Alessandra ci siamo fatti tutto il viaggio con queste maledette mascherine P2 che insomma non sono leggere da tenere continuamente. Quando siamo arrivati là ci siamo messi i camici, i calzari, i guanti, perché non volevamo essere motivo reciproco di dubbio di un eventuale contagio. E quindi ecco anche questa cosa di salutarsi a distanza, caricare i cuccioli e nuovamente andare via, insomma è stata anche una cosa un po' emozionante, diciamo. Credo. Tuttora mi emoziono, ecco. Credo. Però sì, la storia più emozionante in assoluto che condividi, e spero di riuscire a far vedere un po' il video senza che la tua voce venga rallentata, è la storia di un altro cane. Che Carla conosce benissimo, ed è la storia di Alba. Ah. La storia di Alba, una cagnolina albanese, eccola qua, tesoro, che nella fine di giugno la nostra volontaria ci segnala a essere per strada. Una cagnolina maltrattata, presumibilmente lei parla, questa volontaria in tela, eccola qui in tela, che era stata impiccata, da cui lei si era liberata riportando delle ferite profonde al collo e si era strappata una zampa. Eccomi qua, questa sono io. E qui c'è un grande problema, perché in Albania i cani possono entrare in Italia solo dopo 3 mesi dal prelievo di sangue che si fa dopo la vaccinazione antirabica. Però per lei non si poteva aspettare. E quindi qui è intervenuto il nostro presidente Carla, con la sua rete di possibilità di gestione delle criticità attraverso direttamente il Ministero della Salute. E no, Carla? Ha fatto un riconoscimento pubblico, perché il Ministero della Salute ha delle professionalità al suo interno che sono straordinarie. C'è un funzionario, io non so se lo possiamo nominare, ma Rossella e io lo conosciamo il nome. Questo funzionario che fa onore al suo ruolo e al suo lavoro è addetto a quelle che si chiamano importazioni in deroga. Cioè manca un documento, c'è un tempo troppo lungo da aspettare, ci sono cani sinistrati che non possono aspettare se non muoiono. Bene, lui secondo la legge, perché si muove ovviamente secondo la legge, fa quella che si chiama importazione in deroga. Cioè lui dice questo cane arriva in Italia e per la sicurezza sanitaria viene custodito presso una struttura che ha le caratteristiche per farlo, per esempio l'empatite Stoia. Il cane è al sicuro, viene curato, la salute pubblica è tutelata ed è grazie a Dio un funzionario che, contrariamente a quello che si pensa della funzione del funzionario, dice solo dei sì ragionevoli, ragionati, in linea con la legge, ma è un funzionario che dice di sì, è una realtà assoluta. Io lo amo perdutamente questo signore, e perché ci ha reso sempre tutto possibile. C'è un problema, lui lo rende possibile, non fa un favore, non è quello, non fa un favore a nessuno, applica la legge. Voi pensate cosa sarebbe di stupendo sto paese se tutti i funzionari applicassero la legge per le motivazioni per cui la legge è stata fatta. Voi, vi sembra un sogno, però prima o poi forse ci si riuscirà. Comunque questa piccolina è arrivata perché un funzionario intelligente per bene ha reso possibile questo arrivo in perfetta sintonia con le leggi. Meraviglioso. Sì, e quindi è stato una corsa, perché la segnalazione era di fine giugno. I giorni di luglio abbiamo ottenuto autorizzazione dal Ministero e poi c'è stato il problema del volo, perché stranamente in quel momento dall'Italia non si comprava nessun biglietto con il posto estiva del cane.
E ancora una volta è stato necessario comprare attraverso la volontaria in Albania il volo aereo. Quindi io sono partita da Pisa e sono scesa a Roma. Sono scesa a Roma con ben due cani. Ho fatto la madrina di volo anche di un altro cane che però era con i documenti a posto. E sono arrivata a Fiumicino e mi ricordo sempre con canne sconvolti lì al primo e affacciata invece alla dogana dove avevo da dichiarare. Che sono arrivati i preposti e con questi due mega trasportoni con i cani dentro hanno cominciato a fare tutti i versi ai cagnolini, ma bellini, ma poverina, e anche lì devo dire sinceramente avevo tenute con i documenti, gli ho detto guardi, uno ha i documenti a posto, l'altro ho la salute e sono dell'EMPA. Ti sentiamo a pezzettini. Mi hanno fatto pensare con questi due cagnolini, erano i ragazzi che aspettavano cani e io avevo il furgone che mi aspettava e siamo arrivati a Pistoia poi via autostrada. Ok. Sparita. Sì, Rossella ci sei? Mi sono persa. Ah no, eccoti. No, è perché ti sentivamo a volte un po' a tratti. Però c'è da dire che insomma, quindi sei partita da qui. Non ci sono più? No, ti sentiamo. Ci senti? Secondo me lei deve uscire. È lei, sì. Prova a levarla, aspetta. Ok. Carla, allora, questa storia qua... Meglio Rossella? No, credo sia un problema proprio suo della linea. Vediamo, aspetta, prova a rimetterla. Rossella, ci senti ora? Secondo me deve ricaricare. Sì, io mi sento. Eccola. No, ma non si sente. Prova a uscire, Rossella, a rientrare. Sì, volentieri. Ok. Okay. Allora, dicevamo che sembra un po' assurdo che comunque in un periodo di pieno lockdown si riesca a fare una cosa così, poi in realtà, come dice Carla, tutti i mezzi preposti per la cosa rendono storie belle come quella di Alba realizzabili, perché poi tra le tante cose, ecco Rossella, ok, proviamo adesso Rossella, ci senti? Siete? Ok, secondo me c'è un po' di ritardo. Ci senti? Io sì, voi okay, vi sento perfetto. Molto bene. Bene, vai, ti sentiamo anche noi adesso. No, stavamo dicendo... Non mezzo. Stavamo dicendo che questa storia, questo viaggio che tu hai fatto in un periodo molto complicato, in pieno lockdown, all'estero, è una storia così assurda, ma come diceva Carla, con i mezzi preposti si riescono a poter raccontare oggi storie molto belle perché Alba è arrivata da voi, ma come si vede nel video che abbiamo passato prima con le foto di Alba, ha avuto una sua famiglia, ha oggi una sua famiglia. Sì, praticamente Alba ha fatto un isolamento sanitario fino a metà novembre per svincolarla da questa maledetta legge sulla rabbia. E dopo poco, grazie a te e a Marina Garfagnoli che avete fatto i post, ha trovato una splendida famiglia ed è da pochissimi giorni a casa, in effetti. Sì, molto molto bello, molto. Ale, vuoi chiedere qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Io sono affascinato. Lo vedo dalla tua faccia. Perché queste storie, infatti stavo mandando, sembravo distratto, ma in realtà stavo girando a tutti il link, a tutti che le conosco, il link della diretta, dicevo state seguendo, perché queste storie qua conosco un sacco di gente che sarebbero molto contenti di conoscere queste storie, anche se sono storie che a volte si conoscono, però sentire raccontare è tutta un'altra storia. Sì. E quindi io sono veramente felice di essere qua. Tra l'altro,
continuano a commentare Sì, anche stanno commentando tantissimo, con tanti tantissimo, complimenti davvero. sia per questa cosa qua, per la Rossella, ma anche per Abbiamo, l'impegno di aspetta, abbiamo Antonella Di Lorenzo che dice è nostra e l'amiamo tantissimo. Credo si riferisca a Alba, quindi, no? Tutti fanno buon 2021 Alba, che lieto fine. È bellissima questa cosa, è Cioè, bellissima. diciamo che Empa è già un po' di tempo che sta lavorando, no, in Albania, Carla. Abbiamo fatto delle missioni in Albania e stiamo cercando di creare un cordone sia in loco che verso l'Italia, perché l'Albania è un paese che non ha canili. Cioè, dobbiamo parlare di cani che vivono in strada e che subiscono ogni giorno percosse, avvelenamenti, ma c'è un monte di situazioni veramente preoccupanti. L'Italia degli anni 50 con una cultura rurale ancora, se vogliamo, fuori dalle grandi città, ma anche lì, per cui il cane, al cane si gli dà un calcio e ha preso quello che doveva prendere. Ma la verità è questa, però, che siccome ci sono, come sempre, delle volontarie, in genere sono donne, su questa cosa andrebbe fatta una riflessione. Ci sono delle volontarie di straordinaria capacità e di straordinario coraggio. Noi ci siamo molto volentieri messi a disposizione per questi animali, per queste creature, perché non si tratta soltanto di farli arrivare a casa, che è l'obiettivo finale, ma spesso si tratta di curarli, spesso si tratta di rimetterli in sesto, li troviamo investiti, li troviamo, insomma. E adesso diciamo, do in anteprima un'informazione che forse do in anteprima anche a Rossella, ma è di questi, è proprio una cosa di Natale. Noi siamo in grado, abbiamo stipulato un accordo per cui siamo in grado di fare dei corsi di formazione a qualunque livello e per qualunque specificità che riguardi i nostri temi. Mi spiego meglio. Qual è il problema in Albania? Che spesso se ci fosse una clinica o se ci fossero più veterinari capaci, noi potremmo le cure, le prime cure, farle renderle in Albania. Mentre invece spesso siamo costretti o obbligati a dei viaggi della speranza che hanno tratti di drammaticità. Noi speriamo con questi corsi che facciamo, con questi corsi che ormai sono già acquisiti, lo faremo, non è che c'è il minimo dubbio. Ecco, già per esempio mettere i veterinari o gli assistenti veterinari nella condizione di poter prendere un cane, capire che cos'ha, avere i nostri veterinari che possono contribuire alla diagnosi, che possono seguire nel percorso e di diagnosi e di cura, significa molte volte risolvere il problema lì, quello della salute, e poi far viaggiare dei cani in condizioni accettabili, non questi viaggi della speranza con questi poveri cani caricati, perché tanto se rimangono lì sono morti e uno cerca di dargli una possibilità per quanto possibile portandoli qui con tutti i problemi che vi abbiamo detto prima, cioè farli entrare, la documentazione e quant'altro. Il punto è proprio questo: l'Albania ha tante sensibilità nei suoi volontari, ma in generale non ha elaborato quello che abbiamo elaborato noi in anni. E poi lasciatemelo dire, la legge sugli animali, la legge di tutela è del 91, non è che è proprio di ieri mattina, eh. Sono 30 anni che c'è la legge sugli animali e non è che questo paese ha acquisito una coscienza animalista, non sono bastati 30 anni, chi era animalista, chi era propenso, chi aveva propensione e si è consolidato nella protezione della legge, e poi è pieno di gaglioffi, perché ancora stanotte questi cretini che hanno sparato i botti, hanno riempito le città di uccelli morti, disperati, che sono andati sui fili dell'alta tensione, ve la dice lunga su come la legge da sola non cambia il costume, però se non c'è neanche la legge, il costume ha delle difficoltà. Tornando all'Albania, noi abbiamo capito una cosa, cioè, l'Albania è proprio un dirimpettaio, se non diamo una mano noi, non ci sono molte, non ci arrivano quasi quelle, le grandi associazioni internazionali, quelle che arrivano fino, che posso dire, fino alla Germania, fino alla Romania. Non si sa perché, ma in Romania, in Albania non ci sono queste grandi presenze. Ci siamo noi. E quindi abbiamo pensato che sia giusto farlo, quello che si può fare. E quindi un po' mettendoci proprio direttamente a disposizione, un po' cercando di formare le persone che operano lì, dai veterinari ai volontari. Un po' avendo la disponibilità dei nostri volontari. Noi abbiamo in Italia dei veterinari straordinari che fanno degli interventi che ci invidiano dall'estero, vengono a vedere, per esempio, gli interventi di ortopedia che si fanno a Perugia, che
che noi, i nostri veterinari fanno a Perugia sono un esempio che va oltre i nostri confini nazionali. Cioè, sono dei vicini, gli albanesi sono dei vicini, i cani albanesi sono cugini dei cani nostri e sempre cani sono. Se non ci pensiamo noi, non ci pensa nessun altro, il modo migliore, come dice il proverbio, porta il cavallo all'acqua e però dopo lascia che beva, o meglio ancora, insegna a qualcuno a pescare, anche se noi sulla pesca non siamo d'accordo. Mi concludo dicendo questo, che l'Albania ha dei problemi di aggiornamento, sia di sensibilità animalista, sia di tecniche, insomma, tecniche e procedure. Noi pensiamo di poter dare una mano e siccome siamo dirimpettai, e questa cosa l'abbiamo cominciato a fare, la facciamo anche, non solo, diciamo i Balcani, per noi è un progetto Balcani, perché per esempio in Bosnia siamo riusciti a mettere in piedi due rifugi, grazie alla sezione dell'ENPA di Treviso. Proprio fisicamente costruiti, cioè ci siamo fatti carico di questi vicini nostri, sia le persone sia gli animali che sono parenti stretti nostri, dei nostri cani, dei nostri animali. D'altronde, se non lo facciamo noi, non lo fa nessun altro, quindi facciamolo. E quindi, molte volte ci sono delle decisioni che si prendono non tanto per nobili, come posso dire, noi ci siamo messi lì dicendo che nobile operazione facciamo oggi, no, è necessario. Qualcuno deve fare, fine dei giochi. Certo. Semplice, sembra complicato, ma è semplice. Benissimo, benissimo. Qui stanno continuando a commentare nel frattempo. Rossella, se tu sei d'accordo, io Dimmi. Eh farei entrare l'ultimo ospite che abbiamo, sì, eh. non l'ultimo ovviamente per importanza, che è Marina Garfagnoli. Aspetta che la faccio entrare. Eccola qua. Ciao. Buonasera. Ciao Ciao a Marina. tutti, buonasera. Allora, cara Marina Garfagnoli, Oh, ho i brividi, stupendo, davvero? bravo. Bellino, grazie. Ovviamente ora è il tuo turno, quindi sei tu che fai venire i brividi agli altri perché c'è un po' di roba che devi raccontare, no? Con accordo Ok. con Rossella c'è un po' di cose che dobbiamo dire. Sì, Certo. sì, sì. Quindi, intanto di, per chi non ti conosce, chi sei? Ok, io sono educatore cinofilo e ho la fortuna ormai dal 2008 di prestare servizio a favore dei cani del rifugio del cane di Pistoia. E quindi sono la fortunata, una delle fortunate lavoratrici di Rossella. Una Sì. delle fortunate persone che possono svolgere questa professione con EMPA e niente, ne sono orgogliosissima. Marina mi ha chiesto: ma come vuoi che scriva quando No, che ne so io, sì, assolutamente educatore cinofilo del rifugio del cane di Pistoia, lo deve sapere il mondo. grande. C'è il mio Grande. cuore là, c'è il mio cuore là. Anche perché ora parlerà di uno dei suoi successi proprio professionali con l'adozione di Rex. Dei nostri successi. Sì, no, io sono capace a coglierli, però poi a farli uscire grazie a voi, ecco. Sì, certo. Questo è Rex, è un pastore tedesco che l'associazione Animal Project dell'Isola d'Elba mi cercò la scorsa fine estate, in quanto era un cane di una persona che si era rotta la zampa anteriore, ma proprio fratturata di netto, e l'associazione l'aveva intanto operata a sue spese. Però era un cane che non poteva più stare lì perché ovviamente veniva tenuto legato a catena. E come tutti i pastori tedeschi, frutto forse di come era stato tenuto, aveva anche dei problemi di aggressività. No? Quindi un comune, diciamo, impreparato, perché non aveva convenzione con Canili Rifugio, che grazie all'associazione ci ha messo in contatto. Ecco, qui è quando è sulla nave, cioè per dirvi, questo cane è stato portato da volontari al guinzaglio sulla nave. Che però dopo l'intervento aveva una infezione alla zampa, come si vede bene nelle foto, e quindi aveva necessità di prestazioni veterinarie. E niente, il comune ci fa una convenzione in fretta e furia, il cane viene portato prima alla clinica del dottor Melosi a Cecina, perché lo aveva operato e in quell'occasione gli ha tolto la placca. Però una volta arrivata a Pistoia è sopraggiunta un'importante infezione all'osso, infezione cutanea,
un nuovo ricovero con tutta la sua difficoltà caratteriale, perché insomma secondo a chi insomma si avventava, ed è stata una cura che lo ha coinvolto da ottobre dell'anno scorso all'aprile di quest'anno, cioè dobbiamo parlare di 8 mesi e più in cui ogni giorno e più volte gli operatori, i volontari dovevano disinfettargli questa zampa, oltre a una cura antibiotica lunghissima. Come vedete, una ferita che si è piano piano lungamente richiusa da sola, fino a che siamo riusciti a togliergli il collare elisabettiano, che per lui era motivo di grande disagio. Mi fermo qui perché ora c'è tutto il lavoro di Marina. Sì, ha detto benissimo Rossella, cioè la cosa difficile con Rex è stata inizialmente far fronte non soltanto all'esperienza relazionale che lui aveva avuto con le figure di riferimento iniziali, ma far fronte alla profonda sofferenza fisica incontro alla quale era andato. Una cosa che noi potevamo solamente immaginare, però la zampa era oggettivamente devastata, doveva essere salvata, quindi io tengo tantissimo a fare i complimenti ai miei colleghi che quotidianamente si sono presi cura, anche quando non conoscevano il cane, della zampa di Rex, e sono riusciti a far sì, insieme appunto ai nostri straordinari veterinari, che questa ferita potesse guarire e poi rimarginarsi nella maniera migliore possibile. Quindi in relazione appunto a questa situazione abbiamo avuto comunque a che fare con qualcuno che aveva una forte frustrazione, non solamente caratteriale, ma comunque esperienziale sotto più aspetti, perché era frustrato negli affetti, era frustrato nella capacità di avere una guida, nella possibilità di avere una guida reale, stabile e giusta e solida, e aveva una profonda frustrazione dovuta a questo continuo dolore fisico, che poi è stata peggiorata dal il necessario, l'inevitabile uso del collare. E noi siamo tutti d'accordo nel dire, come ha detto appunto Rossella, che quando abbiamo potuto levare finalmente il collare, il cane ha immediatamente cambiato espressione. E quindi noi abbiamo capito quanta strada ancora potevamo fare con lui. E la strada è andata avanti con foto, video, le foto di Marina a Rex, secondo me, esprimono pienamente l'anima di un cucciolo, scusate Alexa, ho parlato da sola, ma Rex forse l'ha sentita chiamata, no basta, non lo devo, dirò il cane. Ok, chiedo ancora scusa. Diciamo che esprimono completamente le foto di Marina, soprattutto esprimono completamente l'anima di un cane di taglia grande, di un cucciolo chiuso in un corpo di un cane adulto, perché ormai Rex è arrivato da noi che aveva 11 mesi e si comportava, cercava di comportarsi come un giovane adulto, ma non aveva la struttura emotiva per riuscire a farlo senza essere pericoloso per gli altri e per se stesso. Quindi ovviamente il nostro lavoro è andato al fargli, pensate che aggrediva e non alzava la zampa per fare la pipì, ha alzato la zampa a un anno e qualche mese compiuto. E la prima volta che ha alzato la zampa, io ero talmente emozionata che credo di aver reagito in una maniera assolutamente scomposta, forse l'ho anche spaventato, perché penso di aver gridato dall'emozione ai miei colleghi, che ero contentissima di questo momento, perché lui si sentiva più adulto e si sentiva in grado di alzare la zampa. E niente, abbiamo lavorato sulla fiducia, abbiamo lavorato sulla relazione. Abbiamo pubblicato quelle bellissime immagini che esprimevano chi lui veramente fosse, ed è arrivata Monica, una donna molto forte, molto aperta, molto fiduciosa, che lo ha scelto,
ed ha pazientato, aspettato il momento giusto per entrare a contatto con il cane. E un giorno è stato Rex a dirmi: guarda che Monica può entrare, puoi anche rilassarti, ti giuro che l'accoglierò bene. L'ha accolta nel modo migliore possibile e poi Monica ha accolto Rex a casa sua il 23 dicembre 2020. E adesso Rex è finalmente un cane di famiglia. Tanta roba, L'avevamo detto che oggi sarebbe stato molto emozionante questa diretta, no? L'avevamo detto, giusto Ale? Bisogna anche far presente che quando un comune conferisce cani così complessi, mette nel conto una grossa spesa economica. Perché se questo cane, anziché che da noi, fosse andato in uno di quei canili dove la priorità è lavare il box e dargli solo da mangiare, questo cane ci sarebbe stato forse per 15 anni. Quindi quello che EMPA cerca spesso di parlare con le amministrazioni non è sempre soltanto una questione di quanto mi costa il cane al giorno, è quanto tempo ci starà in una struttura che deve vincere come percorso. E questa era una grossa sfida, perché un cane così giovane ma stravolto nel carattere e un pastore tedesco, non ero io stessa convinta di quanto tempo avremmo avuto bisogno e soprattutto se fosse venuta da noi la persona giusta. Ecco, quindi un combinato disposto, un grande nostro lavoro che ha preparato il cane, però poi occorreva anche che bussasse alla nostra porta la persona giusta. E anche questo in tanti canili non è scontato, perché magari sono troppo chiusi, sono poco raggiungibili o sono poco inclini anche a proporre cani così complessi. Ecco, quindi tante variabili che però abbiamo avuto la fortuna si siano tutte realizzate presso di noi, ecco. Molto bello. Molto. Sì, assolutamente. Sì, sì. Anche perché io ricordo, lo racconto come aneddoto tra me e Marina Garfagnoli, perché uno dei tanti. Sì, uno dei tanti, perché Rex è stato fotografato non tanto prima rispetto a quella che poi è stata la sua adozione, quindi lui è stato uno di quei cani e oltretutto fotografato non nell'area condivisa, nel senso non sono entrata nello spazio di Rex, ma da esterno. E su quella cosa lì sono partita ovviamente da persona molto curiosa, una serie di varie considerazioni che poi con Marina spesso facciamo, di quanto poi questo anche rispetto degli spazi e di quanto Monica probabilmente in questo si è volutamente data per Rex, sia poi fondamentale, come diceva anche Rossella, per adozioni consapevoli. Sì, anche perché c'è da dire che ovviamente all'interno di un canile puoi fare un certo tipo di percorso con un cane, poi una persona che si prende la responsabilità con il cuore completamente aperto e disponibile a tutto quello che sarà, accettandolo per chi è, comunque avrà un lavoro anche da fare a casa. Quindi benedizione che noi abbiamo avuto vedendo arrivare Monica in rifugio è anche questo, e comunque lei sa che non sarà un percorso privo di ulteriore impegno anche dopo, però per quello che posso vedere da questa prima settimana, 8 giorni di adozione, diciamo che dal punto di vista relazionale il rapporto con Rex la sta già anticipatamente ripagando per quello che sarà il futuro, la sta ripagando di 2 mesi e mezzo in canile nel percorso di inserimento. Però è anche vero che queste straordinarie persone che come noi credono nella possibilità di recupero di un cane, tra virgolette, anche se non è proprio una dicitura che io amo, però sono persone che veramente mettono a disposizione un impegno che è sicuramente da menzionare e da ricordare sempre. Ti vedo col sorriso, Ale. No, stavo prendendo ossigeno perché... lo so, la Garfagnoli fa questo effetto.
No, ma lo prendevo per quando un altro ascolti motivo. La Marina è un casino. Lo prendevo anche per un altro motivo, perché stavo riflettendo, ascoltando prima la Carla, poi la Marina, la Rossella, te, leggendo tutti i commenti che io ho lo sguardo sempre sul lato, sul telefono. È vero. Scusate se non riesco a mandarli tutti, ma la boccata di ossigeno è questa. Che bel modo di iniziare l'anno. Sì, perché, davvero. Perché all'inizio qualcuno, quando abbiamo visto il video del cane dell'Albania, sì, qualcuno gli è scappato detto, no? L'uomo è una bestia, l'essere umano, ci meritiamo, no? Poi in realtà io vedo una diretta dove ci sono persone che si danno da fare, i fotografi che ognuno racconta la sua cosa scrivendo i commenti, tutte le persone stanno seguendo, l'EMPA, noi, le associazioni, ad esempio, ovviamente Luciano con Giorgio, eccetera. Quindi l'uomo ancora tanto da dare e abbiamo ancora tutti delle grandi opportunità, perché l'uomo non è quello che fa del male, l'uomo è quello che vogliamo vedere noi, e noi possiamo aiutare anche chi è un pochino storto a raddrizzarsi, per invece di giudicare sempre, no? Allora cerchiamo di diventare più come noi e meno come quelli lì, e per far questo dobbiamo concentrarsi su pensieri, parole e azioni, soprattutto da fare tutti insieme per portare coscienza, consapevolezza, per far sì che tutte le persone amino i cani. Perché se c'è ancora, come diceva Carla, una marea di gente, di cretini, l'ha chiamata Carla, che tirano i botti come ieri sera, è perché ancora non hanno un vicino di casa che è un po' meno cretino, che gli va a bussare e dirgli qualcosa. E allora, invece di stare a giudicare e basta, probabilmente ognuno di noi dovrebbe fare in modo che un cane in più venga adottato, che ci siano sempre più famiglie che abbiano un cane o un gatto in casa, e anche questi probabilmente un domani, prendendo un cane, si renderanno conto di quante stupidaggini hanno fatto o continuano a fare. Quindi certo, è solo un lavoro continuo. L'uomo ha ancora da fare tanta strada per aumentare la sua coscienza, ma noi un pezzettino alla volta lo dobbiamo fare. E se quando arriveremo certo, in punto di essere finiti, anziani, morti, ci sarà qualcuno a cui l'abbiamo insegnato, porterà avanti questo nostro pensiero. E così esatto, si evolve, così si evolve. Con il giudizio e la critica non si evolve, si evolve con le azioni e i pensieri. E questa diretta a me mi dà tanta forza, perché io vedo tante belle persone e tante belle coscienze che vogliono aiutare queste creature meravigliose che abbiamo. Certo. Io ero uno che era indifferente. Guardate, io ero uno che era indifferente, cioè non ero uno cattivo che torturava gli animali, ma ero uno che era indifferente, perché non li conoscevo, perché non ci vivevo insieme fino a 10 anni fa. Poi li ho scoperti e ho detto, fermi tutti, questi qua hanno bisogno di essere coccolati, celebrati, fotografati, amati, aiutati. E da lì è nato tutto, quindi chi come me può farlo chiunque, no? Poi il cattivo resta cattivo, nella storia ci sono sempre stati i cattivi, ma solo una minima parte, molti sono inconsapevoli e lì si può andare a agire noi. Quindi grazie veramente a chi come voi fa questo lavoro tutti i giorni. Ecco, vedo che c'è molte persone che stanno dando la disponibilità per fare foto in zone diverse d'Italia, quindi cioè, recuperiamoli queste disponibilità, perché sono davvero una risorsa, cioè mai come in questo periodo di strutture chiuse ha funzionato la comunicazione, la buona comunicazione, perché c'è modo e modo, infatti, di raccontare la vita di un cane o di un gatto o anche di un coniglio, perché a Pistoia abbiamo anche roditori, non ci facciamo mancare nulla, abbiamo avuto anche il caprone, com'è che si chiama, Marina? Vittorio. Vittorio, che è andato a casa anche lui. Perché... Ma non è che era qui collegata una persona che ha scritto: io ho 6 cani e il la Rossana. Che ha scritto: siete favolosi tutti, eccola. Sì. Super Rossana. Eccola lei, sì. Sì, ha preso Vittorio, insomma, già, insomma, trovare randagio un caprone, caricarlo sul furgone, mi scappava da ridere quando vedevo i video che non sapevano come fare, con i vigili urbani che si adoperavano, e poi trovarli a casa non è stato anche quello banale, eppure è stato in canile, cioè il canile
nasce per i cani, ma di nuovo, se con le istituzioni si vuole dare delle risposte, nulla toglie che può essere una casa temporanea per altre tipologie di animali. Io a battuta dico anche, meno male non abbiamo l'elefante, perché se no i miei volontari un giorno mi ci fanno anche trovare quello. Però ecco, veramente nel tempo abbiamo dato ospitalità a tutto quello che poteva aver bisogno nell'immediato, che poi fa parte dello spirito di EMPA, una risposta comunque subito, in attesa che chi magari di competenza possa subentrare e prendere in carico certe criticità. Siamo ad esempio sempre partiti per i terremoti, no? Io sono stata in Abruzzo proprio come EMPA, abbiamo dato una mano allora alla protezione civile quando la parte degli animali non era compresa. Oggi anche questa sezione fa parte della protezione civile e già allora si tornò su con molti cani che affollava il canile sanitario, la maggior parte senza microchip, praticamente tutti. E insomma, per dire come l'EMPA è sempre pronta con i propri volontari, perché alla fine l'EMPA è fatta solo di volontari sul territorio, eh. Eccola Rossana, sempre presente la nostra Rossana. Sì, sì, ho, sì. Non so se Carla ci sta sentendo, perché ho visto che era uscita. E benissimo, ok, perfetto Carlo, ok. Cioè, o no, meglio, voi non vedete me probabilmente. Sì, no, non vediamo te Carla. Per meglio, non ho capito perché. Probabilmente quando hai rifatto l'accesso è stata disattivata la telecamera, probabilmente. C'è un menu. Start cam. Start cam, c'è scritto. Vediamo. Lui mi dice... Che mi possono vedere e sentire, che tutti mi possono, comunque basta che ci sentiamo, va bene, comunque ci sentiamo, sì va benissimo. Mari, ce l'avevamo fatto un elenco di alcuni cani di cui dovevamo parlare, no? Certo. Quindi abbiamo parlato, sì, vabbè, di Alba, abbiamo parlato di Rex, sì. Non so se preferisci parlare prima di una volontaria o di altri cani, decidi tu. Parliamo della volontaria. Va bene, ok. Parliamo della volontaria perché ci ricolleghiamo. Innanzitutto, vabbè, all'opera che da anni prestano queste due donne meravigliose e sono collegate con noi. E ci ricolleghiamo anche a quello che diceva Alessio, cioè al fatto che bisogna praticare certe cose per diffonderle nel mondo. E soprattutto una cosa che io amo dire, che non è assolutamente vero che quelli che stanno con gli animali hanno delle difficoltà sociali nei confronti dell'essere umano, perché in realtà i cani, i gatti, gli altri animali, anche le capre come Vittorio, ti avvicinano alle persone. Noi tutti siamo persone che per un motivo o per un altro ci siamo conosciute grazie agli animali. E Sabrina, che è la volontaria che vedete in foto con questo cane meraviglioso che si chiama Camillo, è una di quelle persone che ha un cuore aperto e così grande da poter contenere al suo interno animali e persone senza nessunissimo tipo di discriminazione e con la più grande genuinità e sensibilità possibile. Diciamo che Camillo, di cui magari la situazione clinica conosce più approfonditamente Rossella, però è un cane anziano che è stato nel nostro rifugio per molti, molti anni, che è andato incontro a un peggioramento fisico, in parte compatibile con l'età, ma insomma comunque diciamo gradualmente importante, e che era seguito, diciamo, da Sabrina insieme alla sua compagna di box, perché Sabrina li portava fuori, gli dedicava del tempo. La compagna di box di Camillo è un cane molto spaventato, e Sabrina, avendo questa enorme sensibilità, era in grado comunque di riuscire a interagire benissimo con lei. Nel momento in cui Camillo è peggiorato fisicamente, ma diciamo che emotivamente si è un pochino lasciato andare, perché la situazione fisica diciamo peggiorava appunto quello che era il suo stato emotivo, Sabrina in un momento ha deciso che non poteva lasciarlo in gabbia, non poteva lasciarlo in gabbia per l'inverno, non poteva lasciarlo solo
ad aspettare che le cose cambiassero senza che lui avesse più la forza di farle cambiare da solo. Diciamo che era veramente triste e secondo me aveva abbandonato qualsiasi possibilità di speranza. Sabrina ha pensato di dargliela lei. E la cosa buffa è che penso che io e Marina abbiamo saputo che Camillo stava andando a casa, e lo stesso i colleghi del canile, Rossella, abbiamo saputo che il cane stava andando a casa prima della famiglia di Sabrina, perché lei ha preso sì. e se l'è portato a casa senza pensare alle conseguenze. Certo, pensando al cane che lei aveva a casa, ma avevamo tutti delle ottime speranze che Sabrina, che scusate, Camillo e Stella avrebbero potuto convivere, e ha aperto appunto la sua famiglia a questo cane, che adesso anche lui è da un pochino più di una settimana a casa con loro. E io credo che abbia impiegato una roba tipo 12 ore a riprendersi. Ancora ho in mente la serie di messaggi colmi di panico che Sabrina mi ha mandato la sera che l'aveva preso: non si muove, non fa la pipì, non respira, non... E ho detto: Sabri, calma, calma, dagli un attimino di adattamento e vedrai che andrà benissimo. E infatti io credo che Camillo il giorno dopo si sia svegliato: ah ok, questa è casa, questa è mamma, quelli sono i nonni. Bene. Che non sapevano nulla, qui posso dormire, qui posso mangiare, perfetto, esatto. Si parla di un cane anziano, sì, ora dalle foto un po' si percepisce, comunque è un cane anziano. È un cane anziano, è un cane appunto con problemi fisici, con un carattere straordinario, del cui passato sappiamo poco, però ecco, che aveva assolutamente bisogno di una persona che fosse in grado di pensare in un attimo una cosa del genere. Sì, grande la nostra Sabri. Sì, sì, assolutamente. Come le ho scritto anche su Facebook, ripetuto nell'ultima settimana anche per messaggio, credo che ognuno di noi dovrebbe avere una Sabrina nella sua vita, perché comunque ti dà quella cosa in più di dire che ci si sente comunque persone fortunate. Assolutamente sì. Sì. E quindi grazie Sabri, assolutamente. Sì, sì. Non so se volete aggiungere qualcosa al riguardo. Io Ale ti vedo sempre, sto zitta, non ti dico niente, ma se vuoi parlare parla per favore, no. Perché io su questa storia qua, Marina, mi sono fatta venire brividi n volte. Noi su ci parlo storia... sempre, siamo sempre lo là. So. Sempre no, chiaro. No, infatti una faccio parlare loro. Abbiamo delle persone che hanno un sacco di cose belle da raccontare, lasciamo raccontare. Sì. Io voglio dire solo una cosa però, vedo che non c'è bisogno di stimolarli a commentare, però lo sapete che i tre servizi fotografici che abbiamo messo in palio verranno estratti in base ai commenti? Quale sarà il criterio? Chi lo sa? Chi lo sa? Sa perché ha fatto 24 live con noi prima di dicembre. Però qualcun altro vi consiglio di commentare. No, diciamo anche che è anche spesso queste storie sono partecipate dai nostri stessi veterinari che ci seguono, ecco, perché diciamo che chi lavora con gli animali del canile è sì un veterinario, ma è anche un po' parte di noi, perché non si può essere solo professionisti quando si entrano in delle strutture che hanno un sacco di animali, un sacco di esigenze su 24 ore, nei giorni di festa. Ecco, per esempio, Camillo ha reso felice anche i veterinari che lo seguivano, perché quando la volontaria lo ha portato per fare il prelievo delle urine, perché Camillo ha un'infezione continua delle vie urinarie che stranamente non si risolve, ecco, è andata per fare il prelievo e loro stessi sono stati molto contenti che fosse andata a casa, come lo sono stati di Rex, perché le ho mandato il video pochi giorni fa, e anche questa clinica, che è una di quelle con cui collaboriamo, che è la clinica Val di Nievole, lo ha tenuto tanti giorni Rex, e anche loro hanno avuto dei problemini ogni tanto. Per esempio Rex adorava le persone femmine, quindi in effetti era sempre le veterinarie che lo accudivano con priorità, perché con i maschi poteva avere delle risposte un pochino forti.
Quindi ecco, ci piace anche condividere poi quando vanno a casa gli animali, perché è un po' come raccontargli che anche loro hanno partecipato in questo loro percorso, perché un cane o un gatto malato è difficile da proporre, soprattutto quando hanno delle complessità di cura, e poi è nostro dovere prima curarli e poi proporli. Ci sono però anche dei casi in cui si propongano animali in stato terminale. Abbiamo avuto tempo fa dei poveri cani malati di tumore che, per esempio, sono stati portati a casa e hanno concluso la loro vita però in famiglia. E anche questa è una buona scelta per chi riesce a farlo, perché certo, insomma, è comunque un dolore, ma chi riesce a fare questa scelta fa un bel regalo al cane o al gatto, perché non, come spesso scrivono i miei volontari, non è morto solo in canile, certo, perché il canile ha un numero di ore in cui è chiuso, in cui davvero non c'è nessuno, ed è il momento più triste se qualcuno di loro se ne va senza l'accompagnamento di un volontario o di un operatore, ecco. È verissimo. Sì. Allora, proseguiamo. Parliamo di chi dobbiamo mandare a casa, esatto, invece. Stavo proprio mettendo il pensiero, Rossella. Allora, siamo nel clou. Io faccio scegliere a Marina con chi iniziare, ma so già con chi inizieremo. Anch'io lo so. Vero? Vediamo. No, vediamo. Ma aspetta, però sì, perché non, ma non è proprio un blocco fare mentale il mio. Quando, vai, sento quel nome non capisco più nulla. Chi erano gli altri? Ah, ma ti devo fare riassunto davvero? Sì. Ah, ok. Allora, uno è ovviamente Achille. Ok. Poi abbiamo Balù. Mm-hmm. E poi c'è Chicco. Il nostro Chicco. Allora, adesso... Chicchetto. Due. Adesso vi devo per forza stupire, quindi partirei da Balù. Va bene, ok. Va bene. Partirei da Balù perché così facciamo un parallelo con Rex. Sì, ok. Nel senso che abbiamo un altro bellissimo pastore tedesco di meno di 2 anni al rifugio di Pistoia, e che è questa creatura fantastica che vedete in foto, che abbiamo scelto di accogliere rispondendo appunto alla richiesta dei proprietari, e del quale ho fatto una breve valutazione prima del suo ingresso, perché ritenevo che i problemi di insicurezza e aggressività che lui avesse fossero probabilmente frutto di una relazione non troppo equilibrata, che aveva bisogno di sicuramente di essere migliorata. Ci sono persone che riescono a fare questa cosa, a impegnarsi. Per questo con Balù abbiamo deciso che l'ingresso sarebbe stata una buona scelta, perché lui aveva bisogno di ritrovare, diciamo, quell'equilibrio che a lui serviva. E diciamo che abbiamo scoperto in pochissimo tempo un cane che, se lo vedi da box, effettivamente ti può preoccupare, perché così come era per Rex, abbaia, scarica un pochino di tensione, probabilmente fa anche una buona componente di guardia, perché alla fine è un pastore tedesco, però noi con lui, costruendo una buona relazione sin dall'inizio, non abbiamo mai avuto il benché minimo problema, e io sono convinta che Balù possa avere, con la persona giusta, così come è stato per Rex, una vita meravigliosa. Quello che ci tengo a dire è che grazie all'intervento, ancora una volta, dei nostri medici, dei miei colleghi, dei volontari, eccetera, quella che era la situazione iniziale di Balù, di un fortissimo stress che lo portava a rivolgere aggressività verso se stesso, si è quasi completamente risolta. Cioè il cane spinnava, quindi girava su se stesso, e per non, e questa è una mia libera interpretazione da amante dei cani, me ne rendo conto, con una componente da educatore cinofilo a cui credo molto, però mi rendo conto che per alcuni possa sembrare una cosa strana, per non dirigere aggressività sull'esterno, lui dirigeva aggressività su se stesso, quindi la sua bellissima coda era già nei tempi prima del suo ingresso, nei momenti prima del suo ingresso in canile, spelacchiata in cima.
E ovviamente l'ingresso in canile ha acutizzato una parte di questo stress. Siamo andati incontro a un periodo in cui era fondamentale lavorare tutti insieme per poter risolvere questa situazione, perché lui potesse non farsi del male. E al momento attuale, secondo me, il cane sta rifiorendo sia emotivamente che fisicamente. Ho notato proprio nelle settimane in cui ho lavorato con Balù, ho notato proprio il cambio della sua espressione facciale. Sono passata ad avere un cane comunque teso, sempre con la faccia un pochino contratta al mio ingresso, nel momento in cui stavamo insieme, a un cane molto più rilassato, molto più sereno, che adesso non sta ridirigendo aggressività su se stesso, non l'ha mai diretta verso di noi, quindi venite a conoscerlo, perché è veramente una creatura che può dare tantissimo a un essere umano che sappia dargli la sicurezza di cui ha bisogno, perché poi alla fine anche lui, come Rex, è un cucciolone in un corpo che apparentemente dalle dimensioni può spaventare, però è l'anima quella che farà poi la differenza. E quindi vi aspettiamo. Sì, assolutamente. Decisamente. Bene. Vuoi continuare? Tu dimmi, io vado, eh. Ok. Vai a ruota libera. Ah, io voglio solo dire una cosa, aspetta Mari, che hai detto una cosa di riguardo a Balù, che molte volte le persone dicono il canile è un luogo triste e quant'altro, invece tu su questa cosa, e io che ho la fortuna di farle foto e venire in canile e stare con te, è una cosa che, oltre ad avermela detta le prime volte ci siamo viste, oggettivamente è una dimostrazione. Perché noi abbiamo dei cani sui quali ragioniamo e vediamo le totali differenze anche nell'espressione. Certo. E molte volte che si pensa che il canile sia un luogo terrificante, quando invece per tanti cani è la vera e propria rinascita, come dici certo. te. Certo, sì. Sì, è vero che si passa in un attraverso un momento quando lavori con i cani in canile, quando fai il volontario, lo stesso è per gli operatori che ci mettono tutto il cuore possibile, in cui ti rendi conto che veramente hai una situazione migliorativa, no? Rispetto a alcune situazioni domestiche. Non ci fraintendiamo, tutte le gabbie dovrebbero essere vuote, non dovrebbero esistere, però è vero che alcuni cani arrivano da una situazione familiare che forse, familiare più o meno familiare, perché poi uno sul familiare pensa che i cani stiano sempre in casa, ma in realtà non è così, molti sono isolati e ricordo sempre, perché è fondamentale, che per una specie sociale come il cane non c'è niente di peggio del maltrattamento sociale, dell'isolamento sociale. Molti di questi cani vivono da un'altra parte rispetto alla famiglia, vivono da un'altra parte e molto spesso si trovano a far fronte a situazioni, a criticità, a pericoli, a paure, completamente da soli. E i cani, anche laddove non interessati all'essere umano, penso appunto ai cani liberi che vivono in alcune regioni d'Italia, hanno bisogno di un gruppo di riferimento, perché sono di fatto una specie sociale. E quindi diciamo che a volte entrare in canile per alcuni cani socialmente isolati nelle loro famiglie, o non ascoltati, o non compresi, o terrorizzati, o alcune volte ancora peggio, maltrattati fisicamente, entrare in canile è già di per sé una sorta di rinascita. Rossella conosce la storia benissimo di Gatsby, perché è arrivato grazie a lei e all'intervento di altri volontari, che è un cane del sud siciliano che ha morso più di una volta e che è arrivato da noi completamente arrabbiato, terrorizzato, minacciava a prescindere, minacciava chiunque, minacciava semplicemente al passaggio di una persona. Abbiamo delle foto di lui, che adesso non abbiamo perché questo è diciamo un non previsto rispetto a quello che avevamo detto, in cui semplicemente quello che vedi sono i suoi denti come grido di aiuto dello suo stato emotivo e del suo stato di malessere, diciamo, completo, totale. Ecco, Gatsby, quando è entrato un canile, dopo poche settimane ha capito che poteva smettere di minacciare, perché minacciare non serviva, perché non pensava ad un'aggressione, quindi non c'era bisogno di andare in aggressività, perché l'avremmo rispettato e l'avremmo aiutato nel sentirsi oggettivamente protetto. Quindi non c'è stato un momento in cui effettivamente abbiamo pensato questo cane sta bene qua.
poi passi quel momento e cominci a pensare, ok, qua non sta male, però dobbiamo andare oltre. E quindi sì, il canile deve essere una rinascita innanzitutto emotiva, di comprensione, di lettura, di protezione e di tutela. Da quello poi si cerca il più possibile, la maggior parte delle volte, di aprire poi le porte di una famiglia che sia completamente diversa rispetto a, alla situazione precedente. Però assolutamente sì, deve essere una casa migliore di quella di prima, se possibile, e dopodiché deve essere un punto di passaggio per un futuro diverso. È molto bello questo. Assolutamente d'accordo. E Gatsby è un cagnolino che ci ha proposto la nostra presidente. Sì. Tra le centinaia che gestisce, è un cagnolino di qualche anno fa, che effettivamente in loco in Sicilia poteva avere un efilogo molto infausto, perché addirittura fu sedato per farlo partire, perché veramente era arrabbiatissimo, e quando sono arrabbiati i cani effettivamente possono anche per paura mordere in modo anche grave, ecco. Quindi sì, effettivamente da noi ha trovato una casa, mi dice Marina, ha capito che non è necessario far vedere i denti, tantomeno avventarsi alla rete, vediamo se riusciamo anche a trovargli una casa definitiva. Per alcuni cani effettivamente il canile può essere anche l'unica casa, però spesso è anche una buona casa. Io mi ricordo di tanti anni fa di un cane che, ahimè, non mi ricordo il nome, che tutte le volte che lo davamo in adozione veniva riportato e lui già al parcheggio scodinzolava ed era molto contento di tornare in canile, ed è rimasto poi in canile finché ha vissuto, ecco. Non deve essere la prassi per tutti i cani, ma per qualcuno può essere anche l'alternativa a una brutta fine. Ecco. Certo. Questo certo. Sì. Sì. Senti Ale, pensiamo a una cosa. Hai voglia di fare un'estrazione di un servizio fotografico? Yes. E poi continuiamo con Marina con le ultime due cani di cui vogliamo... parlare. Anche perché tantissimi. Siccome sono tutti ancora qua, io direi che un regalino glielo possiamo fare. Allora, pensiamo una cosa. Sì. Siccome nelle dirette non lo sappiamo, c'è chi entra, chi esce, chi fa il commento, poi va a vedere magari la televisione, poi torna, furbacchioni. Allora io ho pensato di cambiare. Non c'era una regola. Dici. Ho inventato una regola nuova. Siccome ci sono ancora tante persone collegate, e quelle che sono collegate adesso hanno dimostrato di stare più a lungo, o magari hanno la fortuna di essere entrati adesso, chi lo sa. Certo. Però sicuramente, siccome noi avevamo detto che il premio lo davamo se uno era online, è inutile che io premio uno che ha commentato all'inizio e magari se n'è andato. Allora commentiamo chi c'è adesso. Come si fa? Io gli do un minuto adesso per fare dei commenti, e dopo vado all'indietro. Ok, parti dal basso. Parto dall'ultimo perché continuano a scrivere e poi mi incasino. Certo, vabbè. Però parto da quelli che sono stati fatti dalle 6:30 in poi. E quindi, hai capito? Ecco, facciamo questa regola qua. Bene. Siccome sono pochi, sicuramente in un minuto, io inizio a girare, faccio due cifre, quindi massimo 99. Ok. E quindi riesco a condividere, perché sennò te la condivido io. No, riesco. Penso di riuscire, vediamo. Tu lo sai, io su tecnologico. Oh, qualcosa è spuntato, Vede, però la devi mettere dentro. Però, mi sembra. Ah sì? Aspetta. Cioè io chiedo il permesso. Ok, ecco. Voilà. Allora. Questi io mezzi. Parto, poi contiamo. Vai. Quindi adesso tiriamo su due cifre. Quindi la prima è un 5, quindi è un 59. Okay. Adesso mi vado a contare i commenti dalle 6:30, come avevo detto. Bene. 59, che arrivano da diversi posti, perché i commenti in realtà arrivano quasi tutti dalla pagina, ma la maggior parte arrivano, anzi la maggior parte della pagina, però c'è qualcuno che magari commenta dal nostro gruppo,
perché magari era, stava seguendo da lì, perché io l'ho condivisa ovunque questa diretta, quindi ci sta. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tutti mi dicono buona 30, fortuna. 7, 8, 9 e 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dai, 47, sì, 48, 49, 50. Qual era il numero? 59. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ah, ovviamente se è qualcuno che ha già vinto o che è dei nostri, lo può cedere, Dici chi fermatevi è? Però che mi si sposta tutto qua, fermi. Allora, che stanno commentando, mi va via tutti i commenti. Allora, ha vinto Margherita Bartoli. Ok, me lo segno, scrivo. Okay, sperando che stia ancora in diretta, penso che si sia commentato un minuto fa. Sì. Allora, Margherita, sei online? Mi prendono anche in giro perché mi dicono abbiamo un programma sofisticato per l'estrazione. Ovvio. Vabbè, beh, almeno è divertente, colorato, no? Interattivo, giocano sì, tutti. Dai. Margherita Bartoli ha scritto il Margherita, di dove sei? Dai, dici dove sei, che vediamo se abbiamo un fotografo vicino per farti fare il servizio. Vediamo un po'. C'è un po' di ritardo, perché... c'è un sacco di fotografi. Mi intanto fanno i complimenti comunque, alcuni. Montecatini. Oh, allora, dai. E allora qui c'è la scelta. Bene. La scelta. Sì? Carla, dici pure. Sentite, io mi sa che vi devo lasciare, perché Rossella sa che il mio telefono è... e c'ho una sfilza di telefonate con delle... Va benissimo, Carla. Sono anche troppo gentile. Va bene. No, vi chiedo scusa. Grazie, Carla. No, grazie, Carla. Una volta? Davvero. Grazie mille. Grazie. A presto, grazie, buona ancora. Serata. Ciao, arrivederci. Ciao. Ok, quindi primo l'abbiamo estratto. Cosa vuoi fare? Il padre di Margherita collabora con i canini dei Pistoia. Vedi, è tutto in famiglia, tutto in famiglia. Ora ci diranno, è truccato! Esatto. Allora, senti, io farei un altro cane che cerca casa e un altro servizio fotografico, che dici? Sì. Ok. Allora. Perfetto. Dici? Parliamo di Chicchetto, Chicco. Okay. Lo lascio da uno. Guarda che lo fa apposta, Rossella, No, ma perché io ho tutti dei collegamenti lo miei. Lo so, va bene. Non ti diciamo niente, vai pure, prosegui. Perché Rossella parlava del recupero suo con Alessandra dei Cuccioli a Ruvo di Puglia, da Ruvo di Puglia viene anche Chicchetto, sì. Che è arrivato al rifugio con la sorellina, e credo avessero sui 6-7 mesi, adesso non ricordo, che è bella come lui, solo che lui sembra proprio un fennec bianco, la sorella è un pochino più scura, è stata felicemente adottata, e Chicchetto è stato adottato ma è anche rientrato, perché ha un carattere particolare che io trovo semplicemente strepitoso, nel senso che comunque per me è uno che sa ascoltare tantissimo, che se ha una figura di riferimento capace di comunicare, è il primo a saper comunicare. Infatti tengo a dire che tutti i cani che conosce in canile lo adorano, e dico sempre, se i cani adorano un altro cane, pensiamoci un attimo, forse lo dovremmo adorare anche noi. Tanto che Marina e Rossella la conoscono, la Chicca, che è una delle nostre piccole vecchiettine, le comari, diciamo, quelle sì. che spesso sono all'accoglienza, che non sopporta nessun cane, ha con lui un feeling straordinario. Quindi se lui è riuscito a ammorbidire la piccola zia, probabilmente c'è veramente tanto in questo cane. Purtroppo perché è rientrato? Perché ha delle difficoltà con le persone che non conosce. Difficoltà che non lo rendono assolutamente pericoloso, non è assolutamente in grado. Dico in grado perché lo reputo un cuore gentile, di fare male. Semplicemente lui ha paura e ha un grande coraggio, quindi nel momento in cui ha paura tendenzialmente può provare a difendersi.
Detto questo, con noi ha una straordinaria capacità di affezionarsi, di relazionarsi, come vedete nelle immagini, in maniera estremamente dolce e, come vi dicevo, potrebbe essere un cane anche facilissimo per una persona semplicemente sensibile, nemmeno troppo esperta, semplicemente qualcuno che sappia mettersi in ascolto, come probabilmente lui, date le grandissime orecchie, è anche in grado di fare nei confronti di un essere umano, di qualcuno che sappia veramente costituire una guida straordinaria. È un cane bellissimo che ha sui 3 anni, 2 e mezzo, 3 anni, ed è un peccato che sia ancora con noi, perché è veramente una creatura comunicativa e sensibile. E sì, i cani sensibili mettono a volte in difficoltà, nel senso che ti richiedono tanta sensibilità e tanta capacità di metterti in gioco, però danno anche soddisfazioni enormi. Sì, quindi provateci, provateci, perché il percorso con lui non sarebbe nemmeno più di tanto lungo. E al contrario di quello che è stato per Monica con Rex, sicuramente lo potreste scoprire come vostra anima gemella in pochi incontri, ecco. Sì, è vero. Anche perché è stato per un periodo, ricordo, le prime volte che entravo, è una delle lezioni che poi in realtà molte volte si dà per scontato: voglio toccare il cane, lo tocchi facendo perché lo vuoi toccare, no? In realtà Kiko è uno di quei cani che alla sottoscritta ha insegnato che se passi e vuoi passare e non mi consideri più di tanto, al massimo facciamo amicizia con molta calma, possiamo anche volerci un minimo di bene. Quindi sono quelle lezioni che noi nello specifico un proprietario, ma nella fattispecie anche quando fotografiamo i cani, è una cosa che tra noi colleghi ci confrontiamo molto su questo, perché si pensa, no, di voler toccare un cane piuttosto che dire ci devo interagire per fargli le foto. In realtà forse il miglior modo per interagire con un cane è lasciargli spazi, oltre il tempo, che è un'altra cosa fondamentale con i cani. Oltretutto ho messo la foto di Kiko, aspetta, lo rimetto un attimo, nell'ultima foto spunta anche il suo socio, aspetta. Sì, sì. E quindi, cioè, fatevi un regalo doppio, tra l'altro, eccolo. Sarebbe un'ottima idea, Barbati, bravo. Hai visto? No, ma perché qualcuno me l'ha detto, non è che io prendo queste scelte così, queste proposte. Che tra l'altro qua Chicchetto sembra enorme, questa foto l'ho fatta io, si vede. Sembra enorme e Pippo, che è il caccolino dietro, sembra veramente un caccolino. ma in realtà, vabbè, Chicchetto è un cane di taglia medio contenuta, siamo sui 15-16 kg, adesso non lo so di preciso, e l'altro è un piccolo volpino di pochi chili, spaventato, non aggressivo, e farebbero un bellissimo tandem insieme, perché Chicchetto ha questa capacità straordinaria di riuscire a relazionarsi sia con cani pari taglia o comunque più grandi, ma essere anche estremamente delicato con cani di taglia piccola. E potreste aiutarvi, perché Chicchetto, nonostante le sue difficoltà, è più aperto, laddove Pippo invece è molto molto più chiuso. E ad esempio, ora non conosco proprio direttamente l'esperienza di Alessio, ma so che anche lui c'ha 2 cani, vero? Sì. Una adottata, eccola qua. E il piccoletto. Il piccoletto. E il piccoletto, un po' come Marina. Colpa sua, è tutto successo. È anche nel mio caso. Tutta colpa sua. Sì, anche di là è colpa della Greta. Ovvio. E comunque, come Alessia e Marina, potreste anche appunto riscoprire quanto poi è bello, affascinante e appagante avere più di un cane, e rendersi conto anche di quanto si aiutano a vicenda, di quanto le relazioni poi siano affascinanti da vedere e da scoprire giorno per giorno, no? Sì, quindi fate voi, noi ve l'abbiamo buttata così, però ecco, se fate un'adozione di coppia, sarebbe una cosa meravigliosa per l'inizio 2021. Prendete Chicchetto, c'è un volpino in regalo. Ecco. Il volpino viene dalla nostra sezione di Prato La Peligna in Abruzzo, dove recentemente abbiamo adottato diversi cuccioli e anche qualche cane di taglia piccola, tipo lui, poi c'era la compagna, e abbiamo preso una pincerina e insomma una cucciolotta di maremmana, insomma un sacco di cagnolini, perché anche l'Abruzzo ha molti problemi di randagismo.
Guarda, c'è un messaggio che è in questa cosa che ha scritto Rosina, io mi ci rivedo un sacco. Allora rispondi te. No, non è che rispondo io, no, devi rispondere te, perché sei tu che poi sei artefice di queste cose, non sono io. Io sono quella che si è trovata, mi rovo in casa. No, scherzo. In realtà la scelta... Sono le tante domande che mi sono fatta io su Greta, che è il mio primo cane, di rovinare un equilibrio che già esisteva. In realtà dei fatti penso che l'arrivo di Miro e Marina ne è molto consapevole, perché oltre alle mie mille domande facciamo anche tante cose insieme ai miei cani, con Marina e con Adriano, ai cani di Via del Campo. Devo dire che il secondo cane in realtà molte volte aiuta il rapporto col primo, anzi. Sì. Ti dà quel qualcosa in più. Se il secondo cane è scelto anche un po' in base alle esigenze del primo. Miro è stato scelto perché poteva essere il cane adatto a Greta, e Greta, nonostante sia un po' così, un border collie pazzo, poteva essere quell'energia in più di cui Miro poteva aver bisogno. Quindi... E quella è la combinazione vincente. Cioè, se hai un border collie, quindi un cane selezionato per una certa tipologia di attività e di lavoro, gli devi mettere uno che non faceva probabilmente nulla dalla mattina alla sera. Esatto. Quindi un bellissimo meticcio da Avellino che tuttora sta dormendo da quando abbiamo iniziato, quindi è lì. Così avrai la sborderizzazione del border collie. O la borderizzazione dell'altro, perché siamo attenti, che so. E comunque sì, ha ragione Marina, l'importante è se si vuole un secondo cane, ovviamente se si vuole, perché non è che sia obbligatorio. Io mi trovo bene in gruppo, io sono una che avrà sempre più di un cane, quello è fisiologico, però se si vuole un secondo cane, la cosa che è veramente importante è domandarsi cosa si vuole noi, però domandarsi cosa è giusto, chi è giusto per il cane che abbiamo a casa, è la cosa più importante per costruire un connubio felice, lo stesso per un gatto, nel senso che comunque cani e gatti possono creare delle relazioni bellissime, forse è più difficile lì valutare una compatibilità, poi io parlo da educatore cinofilo che di gatti ha solamente la vita di famiglia come esperienza, cioè vivere con un gatto, però si tratta di individui, si tratta di relazioni, si possono creare amicizie bellissime, quindi bisogna sempre valutare l'individuo per chi è e chiedersi che cosa gli potrebbe veramente fare bene. Certo. Allora, Ale, vuoi fare un'altra estrazione? Non facevo arrivare il commento dell'Antonella, il mio cane si è gattizzato. Sì, perché oltretutto Ares... Beagle della nostra collega Antonella ha questo amore sfrenato per il gatto, tanto che quando, mi sembra era brutto tempo, non ricordo, mise una foto del suo cane che aveva un po' paura dei tuoni, ci pensava il gatto a tranquillizzarlo. Quindi... Ora, non so se mi ricordo bene la situazione, ma era una roba del genere, c'era sta foto di lui dentro la cuccia insieme al gatto. Sì, io ho in mente un aneddoto che forse Rossana, se è sempre in linea, se non è in linea la sgamiamo tra l'altro, che mi raccontava Rossana, perché a proposito di Valerio della capra che avevamo detto prima, purtroppo adesso il suo compagno Shoppi non c'è più, però quando Rossana ha adottato Valerio conviveva con un pony. Con un cavallo e mi raccontava Rossana che quello che cominciava un pochino a fare Valerio già in canile, che non aveva le corna, però comunque quando non gli stava bene qualcosa si metteva così e te ti trovavi questo caprone senza corna che cercava in qualche modo di minacciarti. Mi raccontava Rossana che quando negli ultimi tempi il veterinario andava a casa a visitare Shoppi il cavallo, Valerio andava dal veterinario e gli faceva così. Quindi cercava di mandare via il veterinario che a suo parere probabilmente stava mettendo indebitamente addosso le mani al suo amico cavallo. Fantastico. Quindi delle relazioni, si possono creare delle relazioni bellissime, basta ponderarle, pensarci bene. Ma Rossana c'è. Rossana c'è. Grande, vedi, non l'ho sgamata. Meravigliosa come sempre, unica, meravigliosa. Allora, mentre Ale metto la ruota della fortuna, sì, e tu la fai girare, sì, abbiamo Erika che dice: ma mi dite di Paul, anche se non avete foto pronte? Deve aver visto un Paul probabilmente, ma nel video probabilmente.
Non lo so, dove l'hai visto? Video abbiamo Paul. Secondo me l'ha letto in qualche commento. No, secondo me o ha visto qualcosa che è stato condiviso nella pagina del rifugio. Insomma, tu dici, Erika, che noi cerchiamo di risponderti. Certo. Stai facendo tu, Ale? Sì, sì, 83. Okay. Ecco, mentre io conto, voi che tirate. Esatto. Tutti vogliono sapere di Paul, comunque, ragazzi. Vai pure. No, dicevo, vogliono sapere di Paul. Sì, nel video. Ah, sì, ok. Paul è un nostro pastorone gigantesco, color nero focato, è un cane molto grande di taglia, buonissimo. Buonissimo, un cane con delle capacità di socialità straordinarie, è molto bravo con i cani, molto bravo con le persone, però è un bel pastore. Io sfido chiunque a entrare in casa vostra una volta che vi mettete Paul in casa, ma non perché sia, semplicemente perché esteticamente no, è enorme, convince ad andare da un'altra parte. Sì. Però è un cane. In realtà quando abbiamo fatto le foto era... anche forse è arrivato anche da poco, ora non ho il ricordo. Sì, era abbastanza giovane. In realtà, come lo è tuttora, è molto giovane, ma forse non arrivava all'anno quando gli abbiamo fatto le foto la prima volta. E io mi ricordo che ci facevamo ridere perché aveva questo modo di correre assurdo, tanto che era enorme, ma era comunque un cucciolo. Sì, e quindi aveva questo modo di correre del cucciolo, nonostante fosse enorme. Sì, 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 assolutamente. Sì, sì. Potete venirlo a vedere, assolutamente. Io ieri l'ho mostrata a una famiglia, non so se andrà in porto, lo spero fortemente. E loro erano anche un pochino preoccupati quando stavo per tirarlo fuori dal box, perché è molto grande, abbaiava perché volevo uscire. Gli ho detto tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate. Siamo andati in una delle nostre aree fatte per la socializzazione e il cane dopo 3 secondi era abbracciato a tutte e due, e persone di altezza normale, lui ovviamente aveva la testa sopra la loro. Ovvio. Però era letteralmente abbracciato con il classico sguardo da canile, adottami subito. È stato un gran successo, spero che si possa concretizzare, però di fatto Paul è con noi, quindi accettiamo anche altre candidature. Bici, Ale. Ho il vincitore, è Marta Melloni. Ha vinto. Marta? Melloni. Melloni, credo che sia online perché ha tipo commentato adesso. Ok. Marta Melloni, se sei online. Sì, sì, ma c'è un commento di un secondo fa. Sì, no, infatti. Vediamo, Tutti scrivono Marta. Marta. Arriva. Arriva Marta. Arriva. Mamma di due... No. La Chiara. Ah, perché la Chiara dice Marta, che è la mamma di due Leo. È un burger. Chiara, gli ha risposto. Bene, Marta, hai vinto anche tu un servizio fotografico. Io invidio tantissimo queste persone. Vabbè, ma ora quando poi abbiamo parlato anche dell'ultimo cane, ne abbiamo un po' di cose da far vedere, mentre diciamo le nostre ultime cose. Non che la Marina non abbia foto, cioè, perché detta così sembra che Marina non abbia foto. No, ma infatti, capito, io passo tutte le settimane con la Barbati e vorrei partecipare. Non è molto bello, è un po' egoistica come cosa. Allora, complimenti Marta. Ma la Marta... abita in zona Chiara, forse. Dice che ci piacciono i cani piccini, gli dice la Chiara, quindi probabilmente si conoscono. Di dove sei? Dove Marta sei? In Abruzzo, dice Valeria. In Abruzzo, allora. Ragazzi, allora sapete tutto voi sapete. Allora ci si manda la Valeria. Perfetto, vai, a posto, abbiamo già sistemato la cosa. Allora, abbiamo l'ultimo cane. la Rossella ride. Questo va eccolo il personaggio, cioè, perché qui è un altro cane. Questo è un altro cane. Quando si dice che il canile si migliora, è veramente la fatta persona, fatto cane con
con lui chiamato Achille, oppure come lo chiami Marina anche? Cabron. Ecco, Cabron, ecco. Achille è con noi da diversi anni, purtroppo, si parla del 2013, quindi 7 anni di canile. E il caso vuole che lo vidi io per la prima volta nella prima periferia di Pistoia, questo cane che zoppicava e che camminava a bordo strada. E quando ci sono cani così, che come ti fermi scappano, comincia una tragedia. Una tragedia perché è il classico cane che non si vuole fare prendere per mille motivi, noi in quel momento non noti. E questo cane però faceva sempre lo stesso giro, faceva sempre lo stesso percorso, le segnalazioni erano sempre nella stessa zona. E noi abbiamo una fortuna in associazione a Pistoia ad avere un consigliere molto bravo in questo, nel senso Simone si dedicò a capire dove lui in qualche modo aveva creato la sua base in questa zona. Gira che ti rigira, riuscì a trovare il posto dove lui tutte le notti andava a dormire ed era dentro una serra aperta, fatta a tunnel, dove lui in qualche modo su della paglia, su delle teli da vivaio si rifugiava quando calava il sole. E siamo, credo, nell'autunno, mi ricordo, perché veniva buio presto. E Simone, niente, gli ha creato una modalità di cattura. Piano piano gli ha chiuso le vie di fuga, lo ha aspettato nella notte che prendesse sonno e poi anche attraverso delle reti praticamente lo ha catturato e Achille si è anche difeso, tant'è che Simone fu anche ben morso in questa operazione, però riuscì a metterlo in sicurezza, come diciamo noi, cioè lo trasferì dalle reti di cattura a questa gabbia, che sono delle gabbie a scatto, ma possono anche essere utili per trasferire questi cani poi sul furgone. E è arrivata al canile così a notte fonda con questa operazione che se andava male non l'avremmo secondo me più ripreso, perché se scappava lui avrebbe abbandonato quel punto sicuro e lo avremmo perso per sempre. E una volta in canile è stato per lungo tempo arrabbiato, vero Marina? Sì, è stato un bel po'. Sì, sì, assolutamente. E diciamo che alcuni ricordi di quello che è stato un pochino li ha anche adesso. È vero che, come dice Rossella, è completamente cambiato il cane una volta che si è reso conto che quella che aveva di fronte era una sistemazione che comunque gli garantiva la sicurezza, era quella. Poi lui era stato abilissimo a cercarsi da solo. E diciamo che io mi sono affezionata su base estetica, devo dire la verità, perché io come Marino ho avuto un cane con un occhio azzurro e un occhio marrone, e come la Greta appunto di Marina, e quando ho guardato Achille il richiamo è stato proprio all'affezione per la mia cagna, che era un carattere completamente diverso, veniva anche lei dal canile di Pistoia. E quindi ho cominciato a conoscerlo, avvicinandolo gradualmente, e un giorno è stato lui a rompere la barriera fisica tra me e lui, a chiedere contatto fisico, a voler mettere una pettorina che ha messo praticamente immediatamente, senza nessunissimo lavoro, ma con una fiducia immensa, e a decidere di venire in passeggiata con me. Da lì diciamo che una delle grandi chiavi di forza che ha unito me a Achille è stata il fatto che lui adora l'interazione con gli altri cani e io adoro vedere cani interagire con cani. Quindi ha conosciuto diversi cani, sempre quelli giusti per lui, quelli con cui lui poteva farcela. E la cosa più bella, uno dei ricordi più belli che ho del nostro rapporto è che una volta che abbiamo incontrato un cane
all'interno del canile, quindi un cane che comunque faceva parte del gruppo dei nostri, lui a un mio brava si è girato per la prima volta, questo ovviamente anni fa, si è girato, ma ha guardato, come succede spesso ai cani di famiglia, quando sono bene assistiti nelle loro interazioni e fanno interazioni che per loro sono fonte di crescita e di fonte di autostima e di consapevolezza personale, lui mi ha guardato come dire: brava, brava anche tu, siamo insieme, siamo noi, siamo un gruppo, e quindi è stata una cosa bellissima. Da lì devo dire che ancora una volta devo menzionare Sabrina, la nostra volontaria che ha adottato Camillo, perché io penso una cosa, penso che i rapporti in canile non debbano rimanere esclusivi. Cioè io voglio molto bene Achille, i miei colleghi e Rossella stessa sanno che io lo vorrei adottare, ma per diversi motivi ho adottato altri cani, non lui. Ho adottato altri cani per uno dei motivi che diceva Marina prima, cioè perché lui non sarebbe stato adatto per il maschio che avevo a casa, sarebbe stato un peggioramento della vita del mio cane d'arco, e poi ho adottato un anziano semplicemente perché volevo adottare un cane molto molto anziano, quindi quello è stato. Io adoro Achille, lo vorrei nella mia vita, però trovo che non sia corretto mantenere Achille legato solamente a me in canile. E quindi anni fa ho cominciato a far sì che Achille s'aprisse un pochino al mondo, un po' grazie alla collaborazione dei miei colleghi che hanno capito che Achille non era quello che aveva morso Simone, non era quello che abbaiava o ringhiava dal box, ma era qualcuno di cui gradualmente ci si poteva fidare. E poi quando è arrivata Sabrina in canile chiedendomi di portare fuori dei cani, oltre a avergliene mollati altri 7-8, ho detto: se poi hai tempo, portati fuori un pochino anche Achille, perché io voglio che sappia che il mondo è altro da me. E quindi in questo momento vi chiediamo, aiutiamo Achille a capire che il mondo è altro da noi, altro da me, altro da Rossella, altro dai nostri colleghi, altro dai volontari che ci aiutano un canile, perché Achille deve andare a casa. C'ha 11 anni, ma ha lo spirito di un ragazzino, è un cane sano, è oggettivamente bellissimo. Poi diciamolo, con l'età certi cani migliorano, no? Si abbassano certi aspetti che magari erano proprio i loro limiti, e come se accettassero, capissero che effettivamente andare a casa può essere una buona opportunità. Quindi certo, forse adesso Achille potrebbe davvero essere pronto per una famiglia particolarmente dotata, magari, ecco, come un po' è accaduto per Rex. Certo. Perché comunque non tutti i cani sono per tutti, e non tutte le persone vanno bene per tutti i cani. Assolutamente. È sì. Questo il senso dei questionari, del terzo grado, del colloquio, delle conoscenze, che tanta gente ci aggredisce di quanto la facciamo lunga, che siamo contrari a dare i cani perché con cani non ci si guadagna. In realtà è un percorso che deve essere il più vicino possibile allo 0% che un cane torni indietro. È solo attraverso questa strategia che si fanno delle adozioni certe, tutto il resto è vendita, passatemi la parola, anche se non c'è denaro. Voglio un cane, voglio quello, esco col cane e via. No, nessuno oggi entra in canile e va via subito col cane. No, non è più possibile per questi passaggi che devono garantire reciprocamente, e c'è anche poi il cane nel mezzo, quindi è il terzo soggetto. Quindi noi, certo, la famiglia e il cane. Sì. Tre soggetti che intervengano, ognuno con dei bisogni, ognuno con dei diritti, ecco, questo è importante. Sì. C'è una cosa, Mari, che ti scrive Erika, ti metto qua la domanda, perché so che è una cosa che è giustamente difficile. Sì, allora Erika ha fatto una domanda intelligentissima e è umanamente assolutamente condivisibile la sua osservazione, nel senso che può essere che uno voglia essere più scrupoloso nel momento in cui c'è un'affezione forte a un cane. Io cerco di essere sempre uguale per tutti, nel senso che è chiaro che per me Achille ha un significato particolare all'interno del rifugio del cane, come lo hanno anche altri cani, non è una roba assolutamente esclusiva, come io non sono esclusiva per Achille, diciamo siamo promiscui tutte e due. Però io cerco di valutare
insieme ai miei colleghi e insieme a volontari, le persone caso per caso, situazione per situazione, come diceva Rossella, perché comunque bisogna trovare la persona giusta per quel cane, quindi spesso indirizziamo una persona che ha scelto, tra virgolette, il cane sbagliato da un'altra parte per avere un'adozione di successo. Quello che è vero è che io Achille lo conosco di più. Ho la presunzione di conoscerlo veramente a un livello profondo, non conosco ancora tutto, perché benissimo chi ha fatto volontariato e poi si è adottato un cane sa che quella sua conoscenza di canile era completamente diversa dalla conoscenza che poi è venuta a casa, perché la casa ti dà delle cose fondamentali, come ad esempio io sono una grande fan del riposo condiviso. Il riposo condiviso ti dà tantissimo sulla conoscenza di un cane, roba che in canile non hai, perché come diceva Rossella, a un certo punto noi dobbiamo andarcene e i cani rimangono soli, e per quanto sia un momento estremamente doloroso, così facciamo, così dobbiamo fare, e ci manca un pezzo della loro vita che è fondamentale. Però ovviamente Achille lo conosco e mi è capitato di ragionare su di lui a un punto di intimità veramente molto molto alto. Detto questo, io voglio fortemente darlo via, non vedo l'ora di non vederlo più, ve lo dico sinceramente, non ho mai patito come fai quando andrà via. Io lotto perché vada via, io lotto perché quel giorno quel cane mi incontri per la strada e mi dica: ma tu chi cavolo sei? Cosa vuoi? Vattene, sparisci, perché voglio che la sua vita sia altro da noi. Siamo facce di passaggio, si devono dimenticare. Achille come gli altri. Anche perché, diciamolo, con tutta la criticità di questo anno, noi abbiamo concluso il 2020 con 185 adozioni di cani e 490 gatti. Cioè, noi oggi abbiamo parlato solo di cani, ma Pistoia è un mondo felino, non avendo gattile, e anche questo è un'informazione che tutti non sanno. Certo. Noi nel 2020 abbiamo accolto meno gatti degli anni precedenti, siamo a circa 1000 gatti, e di questi il 49% ha una famiglia, cioè non abbiamo rimesso in strada 500 gatti, che significa averli curati, sterilizzati, svezzati tantissimo attraverso le nostre volontarie che chiamiamo balie, perché sono delle balie, chi si porta a casa dei gattini e ogni 3 ore mette la sveglia per allattarli. E quindi devo dire che questo lockdown ci ha costretto a un modo diverso di proporre in adozione i nostri ospiti, ma non ci siamo fermati. Anzi, vorrei dire che forse questa difficoltà di comunicazione è stata però reciprocamente selettiva. Chi veramente voleva adottare ci ha scritto, ci ha chiamato, ha preso un appuntamento, ha fatto la fila fuori, è venuto da solo con la mascherina, si è pulito le mani con il gel e ha accettato quelle che sono le regole che tutto il paese deve seguire ormai da mesi. E però sono anche state tutte adozioni sicure. Ecco, questo è, sì, se si può dire, l'unica cosa positiva di questo brutto 2020, ecco. E mi piace dirlo, perché altrimenti molti canili parlano di crollo delle adozioni. Ecco, per noi non è stato così, devo dire. Ottimi, no, risultati. Tant'è che abbiamo un canile mezzo vuoto. Ecco, questo per chi pensa che noi, insomma, dietro ogni cane c'è un guadagno, in realtà la maggior parte dei cani, quasi la metà, sono del progetto EMPA, quindi cani che andiamo a prendere, ce li alimentiamo, curiamo e custodiamo a nostre spese. E molte altre convenzioni che abbiamo sono veramente con dei contributi molto molto bassi. Quindi, insomma, non è un'isola felice gestire un canile, ma è fatto di tanta sinergia per trovare risorse, spesso tramite eventi, tramite raccolta fondi, tramite le donazioni, ed è solo con queste altre risorse che si fa forse anche un po' più di qualità di gestione.
oltre a tutte le persone motivate e a queste straordinarie idee come oggi che abbiamo avuto, cioè che avete avuto e che mi trovano qui per la prima volta e che devo dire spero abbia interessato tantissima gente che forse potrà ripartecipare se risaremo qui con altre idee in proposito, ecco. Assolutamente, noi siamo sempre presenti, sempre, sempre. Guarda, Erika ha scritto una cosa. C'era un fotografo che ha raccontato del canile vuoto. Tu devi sapere, Rossella, che noi, come ti ho anche accennato, per tutto dicembre abbiamo fatto dirette insieme ai fotografi che fanno parte di Dog Photo Italy. Una sera uno dei nostri fotografi, Simone Spaduzzi, ha raccontato che era da per tutto il 2020 ha sostenuto e aiutato un canile della sua zona. E la cosa bella è stata che quando aveva fissato per andare a fare le foto ai cani con l'educatrice che lo aiutava nella gestione delle foto, lei due giorni prima l'ha chiamato dicendo guarda non venire perché il canile è vuoto. E questo sicuramente, come ci diciamo sempre, come abbiamo detto anche l'altro giorno io e te quando ci siamo incontrate, Rossella, è chiaro che poi l'energia di cui tu parli, dei volontari, degli operatori, di una collettività che funziona è fondamentale, ma lui aveva l'emozione nel dire quanto lo avessero ringraziato per le foto che aveva fatto a questi cani, che come diciamo è una piccola parte ed è un supporto, ma che in realtà così quando ci diciamo non venire in canile perché è vuoto, lui quando l'ha detto in diretta, noi non lo sapevamo io e Alessio, quindi ci ha fatto una sorpresa, eravamo tutti con i brividi, quindi è sicuramente una bella emozione. Sì. Oddio, a noi non capita perché come abbiamo un po' di spazio ne facciamo salire o ce le andiamo a prendere, ecco. E questa è la natura dell'EMPA, poi nasciamo per proteggere animali, quindi a Pistoia un canile vuoto sarà improbabile, anzi spesso non riusciamo a dare risposte a chiunque ci chiede di dare accoglienza, ecco, anche questo è un altro aspetto, però quando riusciamo a dare delle risposte siamo comunque sempre tutti contenti, gli stessi operatori ogni tanto ci dicono ma non si prende qualcosa da lì o da là, oppure dei cuccioli, ecco, i cuccioli per esempio è un'evoluzione di aver gestito sul territorio bene l'aspetto del randagismo dei cani, perché in effetti nella nostra zona sono rari i cuccioli che nascono ormai, perché c'è una cultura finalmente condivisa sia nelle famiglie sia nei veterinari che i cani si sterilizzano senza la necessità di fare cucciolate prima. Certo. E quindi questo comporta che invece in tante altre zone d'Italia ce n'è una quantità esagerata e quindi ogni tanto adottiamo dei cuccioli perché anche quelli ci sono famiglie che comunque preferiscono un'esperienza a partire dal cucciolo, cosa che io in più di 30 anni non ho mai fatto e non farò mai perché un cucciolo di cane ti mette a dura prova veramente. Perché anch'io per la verità nasco gattaia, io nasco come balia di gatti e profondamente gattaia, quindi ho sempre avuto vicini a svezzare, ero abbastanza brava quando ancora non c'era tutte magari le tecniche, i prodotti ad hoc come ci sono oggi e ho un feeling per i gatti, diciamo così. Bello. Ale, senti, sì. Siccome noi teoricamente i cani li abbiamo conclusi, no? Poi in realtà se potete anche riguardarvi dall'inizio alla diretta, almeno i primi 3 minuti e vi guardate tutti i cani che ancora sono in attesa di una loro famiglia, direi che nel mentre tu racconti un po' quello che è, per chi non conosce, no? Dog Photo Italy, l'abbiamo un po' accennato, però se vuoi accennare qualcosa, io farei girare una cosa che la Marina ha già visto, di quello che in realtà si fa durante le foto in canile, no? Perché non è solo far la foto al cane, ma è anche raccontare come il cane si può relazionare con una data persona, no? Quindi, ora a prescindere, io ho sempre la Marina nel mezzo, però... e
ovviamente poi le cose iniziano sempre in un certo modo, però vorrei Ale tu raccontassi cosa è, perché allora, Dog Photo Italy. Allora, perché? Perché praticamente io 10 anni fa, grazie a mia moglie che è appassionata e ama i cani, ama tutti gli animali in realtà, ho iniziato a parlare di cani e poi conoscevamo dei volontari che aiutavano alcune associazioni e abbiamo cominciato a prendere dei cagnolini in stallo, quindi canini che cercavano casa. La strategia era questa: noi prendevamo i cani piccoli, cuccioli, che comunque sono quelli che vanno via anche più in modo più veloce, e avendo un negozio noi tenevamo il canino nel negozio. Ora. Quindi passava la gente e noi, chiunque passava, questo canino cerca casa, poi pubblicavamo le foto sui social. E quindi poi i canini, ovviamente, ne abbiamo avuti 5-6, tutti comunque che un giorno in negozio, un giorno dal veterinario, un giorno in negozio, un giorno dal veterinario. Però comunque sia, questi canini sono andati via tutti. A un certo punto, io l'ho saputo dopo, arrivò questa nostra amica, che è una volontaria, che mi arrivò con questa canina qui. Questa canina qui in negozio, io avevo ancora il negozio a Prato in centro. E la Roberta, mia moglie, era già in negozio a Poggio a Caiano, perché in quel momento avevamo preso il negozio a Poggio a Caiano. Quindi arrivò e mi disse: guarda che bel canino, lo vuoi tenere qualche giorno? E dissi: ah sì, va bene, come gli altri. Insomma, non era cucciolissima, aveva 8 mesi circa, perché poi la stessa arrivava da Salerno, e invece era una setter. E mia moglie era d'accordo, io non lo sapevo, con la volontaria. Questa canina doveva rimanerci attaccata alle mani, come si dice, no? E allora questa canina poi è rimasta con noi e da lì è iniziato. Io ho cominciato a fare le foto così per scherzo, perché comunque io facevo fotografia di matrimonio, le classiche cose che si fa tutti i fotografi. E mi sono appassionato a queste foto, perché un po' gli facevo le foto col cellulare. E vedevo queste foto, comunque anche a livello di social, piacevano. Ho detto, ah, quasi quasi gli faccio un po' di foto anche con la macchina fotografica. E da lì ho detto, ma pensa un po', queste foto, che valore hanno per me, no? Che sono fotografo fondamentalmente, posso farle quando voglio. Potevo farle quando volevo. E ho detto, ma questa cosa qua, un proprietario avrà voglia di avere una foto col cane? Quindi ho iniziato a cercare se esisteva questa figura del dog photographer. Qualcuno le faceva, qualcuno no, però fondamentalmente non era ancora in Italia una pratica così, così sviluppata, diciamo, ancora non lo è. E da lì ho iniziato a fotografare i cani, e una delle prime cose che ho fatto, proprio venendo a quell'esperienza lì, ho detto, io voglio andare anche a farli dei canili, e quindi ho iniziato questa esperienza con i canili. E da lì è nato tutto, perché io ho detto, ma questa esperienza deve essere replicabile. Cioè, deve essere replicabile, non posso essere io da solo che la fa, sia a livello professionale, perché, parliamoci chiaro, ci sono delle opportunità anche lavorative in questo, perché si creano delle nuove figure anche professionali, che è il dog photographer. E dall'altra parte c'erano anche la possibilità di dare a questi cani un'immagine, abbiamo parlato all'inizio, un po' più bella per poterli far adottare. E quindi ho cominciato a divulgare questa cosa, a pensarla anche. E ho un articolo sul Tirreno che parlava di questo. E ho detto, perché non divulgarla? La Marina cosa ha fatto? Ci siamo conosciuti in altre circostanze. E la Marina ha detto lei faceva ancora i matrimoni anche lei, e adottò Greta. E gli disse, Marina, fallo tu, che io ancora non sono in grado perché ho il negozio. Fai solo cani. E lei quando aprì la partita IVA, mi ricordo, e disse, faccio solo cani. E quindi diventò lei diventò l'esempio vivente di quello che era la mia idea, che io poi, per motivi anche di lavoro, che io avevo comunque il mio studio, le mie cose eccetera, i miei progetti, non avevo mai avuto forse neanche il coraggio di fare, solo quello. E lei ha iniziato, ho detto, Marina, io e te ci dobbiamo unire, perché io ho questo grande sogno di farlo diventare una cosa a livello nazionale. Tu stai facendo quello che io vorrei far fare a tanti. È diventata la punta di diamante questo progetto, che poi è diventata anche fondatrice con me in realtà poi del progetto, perché io ce l'avevo solo in testa, poi l'abbiamo concretizzato. E da lì oggi ci sono tutti questi fotografi, che siamo noi tutti che condividiamo questa cosa, che continuano a commentare, che sono ancora qui alcuni di loro, e quindi portiamo avanti questa cosa. È nato il sito
proprio quest'anno in pieno lockdown lo abbiamo lanciato al 100% e abbiamo lanciato il sito. Tutto quest'anno, che sembrava l'anno più brutto del mondo, per noi è stato un anno di grande anche opportunità per far crescere questo progetto qua, perché un po' i fotografi si erano un po' smarriti non avendo magari i matrimoni, queste cose, e quindi noi eravamo pronti a dargli anche la possibilità di fare qualcosa di nuovo e di diverso, perché poi serve lo spazio-tempo per far venire voglia e fare le cose, perché quando siamo tutti presi dalle nostre quotidianità, dal nostro lavoro, magari abbiamo meno tempo e quindi diventa difficile poi buttarsi in qualcosa di nuovo. Invece queste persone, che comunque amavano i cani ma avevano tutt'altro da fare, hanno detto: ragazzi, questo è il momento. E allora la Chiara e Giorgio e tutte queste persone qua, l'Antonella, hanno seguito un po' questa nostra idea pazza di fare un gruppo di dog photographer a livello nazionale, che è solo all'inizio, perché ce ne vogliono tanti altri. E quindi è nato veramente prima dall'amore per i cani. Noi lo diciamo sempre: noi facciamo le dirette qua, non parliamo di fotografia, parliamo dei cani, parliamo di volontari, parliamo, perché nasce tutto l'amore per i cani. Cioè qua noi, io quando ho iniziato a fotografare lei non l'ho fatto vedendo un'opportunità lavorativa, l'ho fatto per amore di queste creature qua. E certo, da lì poi è nato tutto. Dall'altra parte mi è dispiaciuto un po' che ci sono anche delle figure anche rilevanti nel nostro mondo che pensano, e noi lo facciamo per anche queste dirette qui, per avere pubblicità. Sinceramente io vengo dal marketing e se voglio far crescere un progetto non ho bisogno di stare 2 ore con Empa, parliamoci chiaro, a fare le dirette. Posso farlo anche in un altro modo, farmi conoscere, no? Ed è un po' brutto da persone conosciute anche a livello mondiale pensano questo di noi. Però ci sta tutto, no? Probabilmente gli abbia rotto il giocattolino qualcuno. E allora abbiamo detto, guarda, divulghiamo, aiutiamo chi vuole entrare in questo mondo, facciamo eventi. Noi volevamo incontrarci tutti con i proprietari, abbiamo creato una community, ci sono quasi 3.000 proprietari che abbiamo fatto tutte queste dirette. Cioè io avevo il negozio di qua, io sono dietro quella porta, c'è il mio negozio che oggi è chiuso, ma durante, dal primo al 24 di dicembre, quando facevamo le dirette, ero qui e di là c'erano i clienti, entravano le persone, prendevano le cose, andavano via e noi facevamo le dirette. E la Roberta mi diceva: ah, brava, le devi fare proprio da qui, sì, le voglio fare da qui, perché qui c'è una linea buona a casa, no. Però è tutto fatto per l'amore, per l'energia che portiamo in giro con questo progetto pazzo. E quindi poi io, la Marina, con il discorso della Marina Garfagnoli, della Marina che fanno questa cosa col canile, molti dei fotografi hanno seguito l'esempio e lo stanno facendo in altre parti, altri stanno cercando ancora il canile giusto, perché non tutti i canili sono gestiti allo stesso modo, lo sappiamo bene, non vi dico niente di nuovo, però ecco, la voglia anche di fare questo è straordinario, tutta questa situazione. Una diretta come quella di oggi, io vi dico solo questo, poi adesso estraggo i numeri, sì, però, perché noi andremo avanti a oltranza su sta cosa. Io vi dico solo questo, perché prima ho detto: fammi un po' vedere se volessi fare l'estrazione su tutti i commenti. Ecco, eravamo arrivati a 1100 commenti, quindi diventa un po' difficile contare, e allora ho detto: vabbè, facciamo i commenti dalle 7:20 in poi, no? Cioè, è incredibile questa roba qua, cioè 1100 commenti su una diretta, io forse non l'ho mai fatto. No, e considerato bene, che siamo qui da più di... siamo qui da più di 2 ore e le persone continuano comunque a condividere esperienze personali, a ringraziare, quando poi in realtà la cosa... Io nello specifico, quando ad Ale parlo dei miei appuntamenti settimanali a Pistoia, insieme a Marina, insieme ai volontari, grazie a Rossella che anche in periodi un po' più complicati, proprio nel 2020, sono comunque potuta andare in canile a fare le foto ai cani, perché ora, l'ultimo mese e mezzo, non sono andata in canile ed è una mancanza per la sottoscritta non andare in canile a fare foto. Però arriveranno sicuramente tempi migliori e sicuramente la nostra parte è fondamentale, perché in tutte le case deve esserci la foto del proprio cane. Ti ho fregato, però ci cascava bene. Lo stavo leggendo, qualcuno l'ha scritto. Perché tante volte diamo per scontato quanto trascorre velocemente il tempo. E invece, grazie ai cani, si impara quanto è fondamentale
la qualità del tempo che passiamo con loro, e io tutte le sante volte che esco con i miei cani mi sembra di avere tutte le volte un'esperienza nuova, e non parlo in ambito fotografico, parlo come proprietaria di cani. Poi certo la parte di foto e la scuola, perché la chiamo scuola, che grazie a Marina Garfagnoli, al rifugio del cane di Pistoia, a Rossella, ai volontari e agli operatori riesco a fare settimanalmente, è sicuramente fondamentale per ognuno dei cani che io incontro e ai quali a ogni proprietario regalo la possibilità di celebrare il proprio cane. Quindi io ringrazio, perché ora in questi giorni qui sono 2 anni che io già vado in canile, quindi avevo fatto l'altro giorno il conto a Rossella che causa Covid abbiamo saltato gli incontri settimanali, ma devo dire che non avevamo saltato mai nemmeno un incontro con la Marina, quindi no. Capite quanto per un fotografo è importante questa cosa qua, sì. Non sì l'aspetto fotografico, ma anche l'aspetto della conoscenza del cane, perché io avevo bisogno del canile perché i cani che avevo fotografato nell'ultimo anno erano tanti, ma non erano abbastanza. E quindi avevo bisogno di avere davanti tanti cani totalmente diversi, non solo a livello estetico, ma soprattutto a livello emotivo, di sensibilità, di paure, perché alcuni dicono con i miei cani sarebbe impossibile fargli le foto. Non è vero, ve lo posso assicurare, non è assolutamente vero. Quindi vi ringrazio vivamente, perché questo 1° gennaio è veramente molto molto bello. Quello che dice Marina è vero, nel senso che noi quando abbiamo iniziato a parlare con i fotografi dicevamo ragazzi, qui ci sono in Italia 10 milioni di cani e altrettanti gatti da fotografare, quindi rimboccatevi le maniche, poi ci sono quelli da adottare, quelli registrati, quelli per strada, e voglia fotografare cani, quindi abbiamo detto dobbiamo celebrarli tutti, quelli più fortunati perché stanno sicuramente dando amore già a delle famiglie, e quelli meno fortunati che invece devono ancora trovare, però c'è tanto tanto da fare, quindi abbiamo detto più fotografi, più opportunità, e le storie che ci sono dietro sono bellissime, che mi viene in mente Giorgio, no? Che è un fotografo bravissimo di Brescia, che lui aveva il cane, gli è morto un po' di tempo fa, e ha il nuovo cane, ha detto io non voglio fare l'errore che ho fatto con l'altro, che l'ho fotografato troppo poco, ed è un fotografo professionista, e adesso ogni giorno scatta foto al Flocchi, no? Allora, e questo pensandolo noi, immaginate un proprietario che magari ha bisogno di una bella foto da tenersi in casa per sempre, cioè noi facciamo il lavoro più bello del mondo. Sì, verissimo. Assolutamente sì. Io volevo solamente dire una piccolissima cosa, cerco di essere stringata perché veramente è, però quando si parla di uova rotte nel paniere, come diceva forse Erika, ora non mi ricordo chi, di giocattolini, eccetera, eccetera, io la Marina mi conosce, mi ci butto un po' a pesce. La Rossella mi conosce ancora di più, quindi qua secondo me se non si mette le mani nei capelli è solo perché è in video. Però veramente io ho una fotografa di fama internazionale che viene tutte le settimane in canile da me. L'importanza del vostro lavoro è fondamentale. La grandezza di questo progetto, secondo me, ancora noi non la stiamo completamente vedendo perché crescerà e crescerà e crescerà. Quindi, ragazzi, grazie. È un progetto straordinario. Dicevi Alessio, di chi rimpiange di avere poche foto del suo cane, io sono uno di quelli, dei cani che ho avuto prima, sono una stalker fotografica con i miei scarsi mezzi, io volevo avere la Marina Barbati in canile 10 anni fa, quindi fotografi, andate in canile, collaborate con i volontari, fotografate i cani rispettandoli come Alessio e Marina vi insegnano, e perché ci fate un servizio grandioso e perché se i cani vanno a casa è anche merito vostro. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Grazie. La fortuna di avere dei colleghi straordinari, tutti straordinari. Bello. Va bene, dai, facciamo, se no ci emozioniamo. Poi sì, dai, appunto, facciamo questa situazione. Oggi tanto io faccio un'altra situazione. Faccio il conto. Che c'è? Dai, ti volevo mettere la ruota. Ah, vabbè, no. Sparo, voi commentate e poi decido io da che punto si inizia. Va bene, fai come vuoi. Allora, commenti. Sicuramente il 99 esce. 4, no, dai, 4. 4. E inizio da qua, dai, da un po' più indietro. 1, Ale, 1. 41, ok, io conto, voi salutate. Sì. Vai, Rossella, su.
Vai, ma inizio. Che emozione, che esperienza! Io che odio la routine, è eccezionale, sempre queste novità. Mi ha dato un po' ansia questa diretta, per me era la prima. E, insomma, ho detto, ma speriamo di riuscire a trasmettere quello che avrei voluto trasmettere. Ecco, scusate il refuso. E mi ritrovo sempre molto carica di emozioni quando racconto certe esperienze, perché si vede che sono sempre molto, molto vive, molto presenti. Ho per esempio visto nella carrellata di foto Aurelio, che mi ha dato un colpo al cuore, questo cagnolino che è recentemente scomparso, una vita molto breve e che ci ha molto, diciamo, distrutto tutti, perché era arrivato molto malato, l'avevamo curato, aveva trovato una splendida famiglia e è morto di morte improvvisa. E però alla fine siamo tutti contenti perché era a casa, insomma, ecco, quindi ogni cane ha una sua storia, noi siamo volontari perché abbiamo nell'animo questa passione che ci fa trovare il primo dell'anno qui e con grande gioia, devo dire, e direi che è un successo. Un successo per le prospettive che potrà esserci ancora per noi, ma spero per le prospettive di tanti altri canili, perché se tutte le persone fotografe che qui hanno detto vorrei e sono disponibili per la zona di Novara, per esempio, ho visto a Novara Empa c'è con un suo canile, per esempio, di Marco Negrini, che conosco molto bene, e spero davvero che fra qualche tempo si possa avere dei ritorni o in termini di servizi fotografici o di esperienze come queste, che poi coinvolgono tante altre persone con dei loro contributi, e credo che sia sempre un modo per parlare di cani, per parlare di animali che cercano casa. Ecco, e quindi bene, e vi ringrazio davvero, perché devo dire, quando Marina disse viene una mia amica Marina a fare delle foto, non l'ho colta questa risorsa, non l'ho colta, e meno male che c'è Marina, che invece è più lungimirante in queste cose di me, e quindi bene che si sia una squadra, perché il presidente pensa a tante cose ma alcune effettivamente gli sfuggono. E finché c'è qualcuno che compensa, vuol dire che siamo un tutt'uno, ed è quello che serve in un'associazione. Quindi davvero grazie a tutti voi. Grazie a te. Allora, io comunico l'ultimo nome della vicepresidente, e poi volevo dire una cosa: abbiamo raggiunto i 1300 commenti. Veramente si va a oltranza. Bello, bello, bello. Allora, ha vinto Giulia Boatti, che tra l'altro diceva, secondo me 41 sono io, in realtà non era quello il commento, ma era un altro, però ha vinto la Giulia. Ha vinto davvero. Ha vinto davvero. E comunque scusami, perché come sempre quando arriva in ritardo, ora la buttiamo sul ridere, è arrivata la Bina. È arrivata la Bina, esatto, sì. Ecco, mi raccomando Bina, come dici, ti rimetto in pari a breve, rimettiti in pari. Con questo ti rimetti in pari 2 ore e mezzo, buon divertimento. Comunque voglio dire una cosa, siamo stati talmente belli, positivi ed energici che la Rossella gli ha aumentato anche la rete internet. Davvero? Attaccato, si vede fluida, video, audio, tutto perfetto. Vedi, si sistema anche a livello tecnico, tutto fantastico. E vi diciamo, dopo 2 ore e mezzo direi che possiamo lasciare liberi tutti. Stanno ringraziamo noi voi che ci avete seguito. Giulia, oddio, sto per piangere perché ha vinto il servizio, poi mi raccomando, fatti sapere. Grazie Rossella, grazie Marina, grazie di cosa ringraziamo ovviamente Carla Rocchi per la sua disponibilità e per questa fantastica emozione di poter raccontare storie in un 2020 particolare, e quindi che vi diciamo grazie. Ma noi ci prepariamo per averne per il 2021, assolutamente. Non ci mancheranno. Assolutamente, assolutamente. E vi auguriamo a tutti una buona serata, un buon anno.
grazie per averci seguito. Grazie. Ciao Alessio, ciao a tutti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Ciao. Grazie Carla, ciao. Ciao.